Perfetto. Allora, siamo in diretta e avvio anche la registrazione. Allora, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Oggi siamo qui per presentare il recentissimo volume del professore Alfonso Tortora, Valdesi dal Piemonte alla Calabria. Io, come dire, mi preoccuperò di svolgere diverse mansioni da moderatore e coordinatore di questa sessione di lavori, per però presentare anche poi una relazione appunto specifica su questo volume. Volume che effettivamente si pone in un'ottica di completezza, nonché di approfondimento del primo volume. Volume che il professor Tortora ha pubblicato con la Carocci e precisamente I Valdesi nel Mezzogiorno d'Italia, una breve storia tra Medioevo e prima età moderna, ed effettivamente questi due tomi si possono quasi considerare un'edizione cofanetti. Dico questo perché questo secondo volume, che è uscito nel 2020, Valdesi dal Piemonte alla Calabria, completa e per certi versi approfondisce anche sotto delle ottiche prospettiche molto interessanti, quindi ci sono effettivamente delle prospettive di indagine innovative e anche approfondite che il professore Tortora presenta in questo nuovo excursus riguardo la storia valdese. Che parte ovviamente dal Piemonte e si concentra poi sul territorio del Mezzogiorno e quindi non soltanto la Calabria. Ovviamente, prima però di toccare quelli che sono en passant i punti salienti di questo libro e quelli che sono gli aspetti più importanti, è doveroso fare una premessa di carattere storiografico. Perché purtroppo, come si sa, la storia della storiografia italiana, e quindi mi riferisco a quella grande tradizione, soprattutto di stampo crociano, poi arrivata a Galasso, che ovviamente recentemente ha visto anche la produzione di manuali molto interessanti, ha in parte trascurato volutamente, in parte anche perché ha seguito mode e tendenze storiografiche differenti, quelle che sono le vicende dei Valdesi appunto del Mezzogiorno. E nello specifico ha trascurato quella grande produzione di matrice appunto storica, storiografica ereditale, che attenzione non rientra soltanto nell'ambito delle accademie, ma che coinvolge anche nell'Ottocento, fine Ottocento e principi del Novecento, per arrivare poi agli anni 70 del XX secolo, la classe sociale di intellettuali, di cultori che erano esterni e spesso anche periferici, ma che inspiegabilmente a un certo punto sono rimasti affascinati dal tema dell'eresia. E questo ha portato a una produzione molto cospicua, molto intensa. Ovviamente, quali sono però i punti importanti che il professore Tortora esprime appunto nel suo volume? Innanzitutto quello che è il concetto di popolo, perché effettivamente se si può trovare un nodo crociale e in un certo qual senso anche un vero e proprio nodo gorgiano appunto di questo libro, è proprio il concetto di popolo valdese. Ovviamente Alfonso Tortora si interroga sul lemma molto importante, che cos'è un popolo? E che è una definizione soprattutto cara, una grande studiosa che è Anna Maria Rau, che aveva analizzato appunto questa prospettiva tematica già per quanto concerne il Settecento. Ovviamente però Alfonso Tortora non tralascia un'altra definizione molto importante, che è quella di identità valdese. Definizione che ovviamente viene già trattata nel primo libro, ma che adesso viene ripresa con più forza e in relazione sempre al concetto di popolo. Ritornano gli importantissimi scritti di Giovanni Gradomerlo, che ci ha restituito la famosa triplice identità valdese. Percepita, voluta e attribuita, ognuna che corrisponde a una diversa appunto caratteristica. Ovviamente un'operazione molto importante che bisogna mettere in risalto e che è un altro cuore pulsante di questo libro è come identificare il popolo valdese. E qui Alfonso Tortora fa una procedura storiografica molto importante perché il professore Tortora riprende quella cronachistica che ovviamente appartiene al Seicento e anche un po' al Settecento valdese, che attenzione però, dal mio punto di vista, e questo è un aspetto che io poi curerò anche nel progetto dottorale che sto portando avanti, difficilmente si può definire storiografia. È una cronachistica che ci restituisce dei fatti ben specifici e che ci illustrano il popolo delle valli, il popolo delle Alpi, come dei martiri per fede. Il professore Tortora invece in maniera molto più attenta, molto più oculata, dimostra come questa definizione di martiri per fede sia ormai troppo limitante. E qui si passa ovviamente al Mezzogiorno. Quando si passa però al Mezzogiorno, il professore Alfonso Tortora lo fa mettendo in relazione sempre questi due ambienti. A me piace moltissimo immaginare
i Valdesi delle Alpi, quelli che sono i Valdesi Calabri, noi parliamo della Calabria, ma vedremo come poi si parla anche di tanti valdismi, tema che non soltanto a Peter Biller, Giovanni Gradomerlo, ma altri studiosi è stato molto familiare. Ebbene, questi valdismi dimostrano come queste comunità valdesi, non tanto nelle Alpi, ma anche nel Mezzogiorno, si stavano organizzando in delle comunità. Comunità organizzate, comunità con delle caratteristiche appunto specifiche, comunità che avevano dell'aggregante, dell'identitario e che avevano anche bisogno di discutere tra di loro delle questioni che afferivano al loro territorio e che ovviamente gettavano sguardi anche su altri territori. Di che cosa sto parlando? Sto parlando dell'importanza appunto dei sinodi, altro punto focale del libro del professore Tortora. Perché? Se Jean Foran nel 1532 aveva sancito il contatto tra, ovviamente, la matrice calvinista, come sappiamo, e i valdesi che erano ancora ancorati, scusate il gioco di parole, al retaggio medievale, ancora più importante invece è il Sinodo di Lacombe del 1557, che nel volume ha un'importanza fondamentale. Questo 1557 dimostra che cosa? Che i valdesi si stavano organizzando in uno sguardo che, attenzione, però era uno sguardo prospettico, uno sguardo che non si esauriva più all'interno delle Alpi, ma che puntava ai territori del Mezzogiorno. E non solo, all'interno del Sinodo si affiancavano anche questioni di praticità. Ed ecco perché torna ancora una volta utile quello che è il lemma di popolo. Un popolo ha bisogno di discutere, ha bisogno di affrontare, ha bisogno di risolvere anche i problemi interni e esterni al proprio territorio. Ed è questo che si faceva all'interno appunto del sinodo. Quindi Tortora riprende anche delle fonti di spessore magistrale per cercare di capire come si è articolato un sinodo, e nello specifico quello di Lacombe del 1557. Ovviamente un aspetto molto importante è che però il 1557, come ho detto prima, guarda al Mezzogiorno. E qui due figure fondamentali che sono tanto quelle di Giovanni Luigi Pascale, martire per fede, che chiede fortemente l'attestato del martirio, e una figura invece diversa da Pascale, Negrino. Negrino che invece, più che essere, non si può assolutamente definire un martire per la fede, anzi, Negrino è un diplomatico, una persona che parla la stessa lingua appunto di questi valdesi calabri, ed ecco perché lui, a differenza di quello che ha affermato costantemente e comunemente una precedente storiografia, si muove molto prima del Pascale. Quella storiografia che voleva questi due personaggi viaggiare insieme è per certi versi superata. È una storiografia che riflette appunto un certo periodo, ma adesso, ecco, Tortora ci spiega e ci dimostra come gli studi da questo punto di vista stiano andando avanti. Altro aspetto fondamentale, al di là della parentesi Negrino-Pascale, che poi Tortora affrontava molto bene già nel primo volume. Quale fu la sorte, ovviamente, di questi valdesi in Calabria, ma soprattutto qual è la relazione, qual è l'eco delle cose che stavano avvenendo nel territorio calabro? Questo è molto importante perché Tortora qui riprende una corrispondenza importantissima che è quella tra Carlo Stuerto e Ottavio Farnese. Corrispondenza che si trova presso l'archivio di Stato di Napoli, dove questo Carlo Stuerdo riferisce a Ottavio Farnese: Sire, in questi territori stanno ammazzando, stanno decimando queste comunità. Questo è molto importante perché l'attività di eliminazione del Valdese si configura non soltanto come una guerra giusta, una guerra santa, e quindi non avoca a sé soltanto i principi in cui colui che agisce è il miles Christi, no? Il cavaliere che deve eliminare l'eretico. No, qui si parla di una cosa molto più importante. È probabile che in questi territori stesse nascendo qualcosa che impensieriva moltissimo la Spagna di Pico II. Quel 1561 ci dimostra, e spero poi di sviluppare questa tesi meglio nel mio progetto di dottorato, come la Calabria, che stava uscendo anche da quella condizione nicodemitica che Karl Ginzburg ci ha molto ben spiegato a livello terminologico, il nicodemismo appunto valdese. Bene, la Calabria stava uscendo da questa condizione e stava invece creando probabilmente una nuova Ginevra, e questa nuova Ginevra impensieriva terribilmente la Spagna. La Spagna dovette agire, ma dovette agire per reazione
contro queste comunità che si stavano appunto coalizzando e stavano creando un proprio corpo, una propria struttura molto importante. Un valore d'uso importantissimo hanno poi ovviamente gli appendici documentari che Tortora trascrive e riporta in maniera egregia alla fine appunto di questo volume. Perché? L'appendice sicuramente più importante è quella di Pierre Gilles. Che le cui fonti sono state tramandate anche oralmente, ci dice una cosa fondamentale, che in alcune parti della penisola italiana si assiste anche a un silenzio valdese. E noi dobbiamo riflettere anche su questo, perché quando ripercorriamo quella che è la dorsale adriatica, la domanda è: perché nel centro si parla poco di valdese in età moderna? Perché in alcune parti dell'Italia ci sono dei silenzi, probabilmente perché in quei territori, e questo emerge fortemente dall'appendice, i valdesi non avevano creato appunto problemi e soprattutto non avevano impensierito i poteri locali, che invece era accaduto in Spagna. In Spagna c'era stato il grande intervento e poi l'uccisione, il massacro del 1561, perché quelle comunità andavano eliminate, ma andavano eliminate in quanto rebellantes al principe. Quindi Tortora utilizza anche un lemma che porta con sé, avoca a sé un concetto giuridico molto forte. Rebellante, se vuol dire prima di tutto, ostili, hostis, pericolosi a livello appunto politico, quindi oltre che la sfera religiosa si entra anche appunto nel laico. Concludo. Il libro del professore Tortora è quindi pregevole non solo perché offre una mappatura di tanti valdismi, ripeto, tema già carissimo a Giovanni Gradomei, valdismi e monovaldismi, ma la cosa più importante è che ovviamente ci si aspetta, e questo è un invito con cui mi piace concludere questa relazione, che effettivamente questa storiografia che può restituirci appunto le vicende dei valdesi del Mezzogiorno rientri anche in quella storiografia macro, più vasta, comunemente denominata come storia della storiografia italiana, e che effettivamente possa, come diceva Croce nel 1988, essere utile per l'uso della storia, ricordando che ogni storia è storia contemporanea. Grazie, io passo la parola alla relatrice Francesca Tasca, che vorrei ovviamente brevemente presentare. Francesca Tasca è laureata alla Statale di Milano con una tesi sul Baldo di Leone, relatore il professore Gradomerlo, che ripeto purtroppo oggi non può essere qui con noi. Ha approfondito ovviamente il tema della prima generazione valdese, la Bibbia, presso l'Università di Padova. Successivamente è stata borsista presso la Fondazione Kessler di Trento, ha pubblicato diversi articoli in riviste nazionali e internazionali ed è stata relatrice in convegni nazionali e internazionali. Nel 2020 ha pubblicato per la Claudiana il volume, maggio 1218, Il colloquio di Bergamo, un dibattito agli inizi della storia valdese dedicato all'incontro di Bergamo, il cui resoconto è stato conservato nel celebre Rescriptum, conservatoci dall'anonimo di Passau. Attualmente Francesca è docente di ruolo di lettere latino presso il liceo di Bergamo, coordina la redazione della rivista Riforma e Movimenti Religiosi, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa riunione, in quanto rivista decennale e sempre proficua per quanto riguarda gli studi di ambito valdese e non solo. Francesca, a te la parola, prego. Grazie Mariano per questa presentazione. Si sente? Mi si sente il microfono? Bene, ok. E ringrazio il professor Tortora per l'invito, e saluto tutti e tutti, vedo parecchie persone collegate, spero, che il mio intervento sia abbastanza chiaro. Allora, vorrei aiutarmi con un PowerPoint. Allora, dunque, vediamo se riesco a... Allora, A condivido schede, condividere, sì. Allora, questo condivido. Allora, cosa vedete voi adesso? perfetto, vediamo le slide. Allora, facciamo partire la presentazione. Allora, ecco, ha già detto tantissimo Mariano, per quanto riguarda il libro, in particolare
la produzione del professor Tortora. Ecco perché questo libro di oggi, Valdesi dal Piemonte alla Calabria, secoli XIV-XVII, pubblicato per Carocci alla fine dello scorso anno, in realtà è l'ultimo frutto, l'ultimo prodotto di uno studio, direi, più pluridecennale. E al riguardo vorrei utilizzare anche questo momento per far conoscere a chi non lo conoscesse lo strumento della bibliografia Valdese online, perché io adesso spero che voi vediate, vedete questa è la home page della bibliografia Valdese Online, quindi per chiunque voglia avvicinarsi, voglia occuparsi di studi valdesi, questo è uno strumento fondamentale. È uno strumento che raccoglie tutte le pubblicazioni di carattere storico di argomento valdese e è presente in lingua italiana, tedesca, inglese e francese. Ecco, è possibile poi fare delle ricerche col motore di ricerca. Ci sono vari indici. Se noi andiamo ad esempio all'indice delle persone e andiamo proprio alla voce Tortora Alfonso, giusto per questo modo anche per chi magari volesse occuparsi di studi valdesi, vediamo che il professor Alfonso Tortora ha all'attivo più di 30 contributi, studi sulla storia valdese con focus specifico sulle presenze, sugli insediamenti valdesi nel Mezzogiorno d'Italia. Quindi questo volume è il prodotto più recente di un percorso di ricerca e di studio. Quindi, tornando alla nostra presentazione e tornando quindi nello specifico al volume di cui ci occupiamo stasera, io ho pensato di condividere con voi l'indice del volume così che tutti possiate vedere come è articolato questo volume, e quindi vedete che c'è un'introduzione a partire da Valdesius, su cui poi intendo tornare, poi il volume è articolato in tre capitoli, un primo capitolo che focalizza i valdesi del Piemonte tra conflitti interni e conflitti esterni, poi abbiamo un secondo capitolo che si sposta nell'Italia del Sud, quindi i valdesi di Puglia e Calabria tra Barba e ministri riformati, e come già ricordava Mariano, qui si focalizzano le vicende appunto di Gianluigi Pascale e di Stefano Negrino. E poi la terza parte, il terzo capitolo, 1559-1563, la guerra di Spagna contro i valdesi della prima età moderna, che ha il proprio culmine, diciamo, nell'eccidio del giugno del 1561. E poi vediamo che c'è questo apparato di appendici a cui già accennava Mariano. E io vorrei proprio partire dalle appendici, vorrei partire dal fondo, perché il professor Tortora propone in appendice quattro testi, e tre di questi quattro testi sono tratti da due opere fondamentali della storiografia valdese, anzi più che fondamentali, sono proprio le due opere fondative della storiografia valdese, e sono nello specifico la storia di Jean-Paul Perrin e la storia di Pierre Gilles. Ecco, qui vi propongo il frontespizio di queste due opere. La storia, l'Histoire des Vaudois di Jean-Paul Perrin, entrambe queste opere sono state pubblicate a Ginevra. L'opera del Perrin qui al frontespizio risulta 1619, ma noi sappiamo che era già in circolazione nel 1618, e l'Histoire ecclésiastique des églises réformées
di Pierre Gilles del 44, sempre a Ginevra. In particolare l'Histoire des Vaudois di Jean-Paul Perrin è stata commissionata dal sinodo delle chiese riformate del Delfinato nei primissimi anni del Seicento. È stato individuato questo pastore di Nyon, pastore Jean-Paul Perrin, dopo una serie di... Vabbè, adesso non è il momento. Comunque, è stato individuato il pastore Jean-Paul Perrin e è estremamente significativa quest'opera perché è la prima opera di storia ufficiale della storia valdese, cioè la comunità che decide di scrivere la propria storia. E esistevano già delle opere di storia valdese, ad esempio di episodi della storia valdese, quella del Miolo, quella dell'Entolo, però erano... opere che erano state scritte su iniziativa di singoli individui, di singole persone, non con un incarico da parte di un sinodo, come appunto il sinodo del Delfinato. E tra l'altro proprio questo incarico a Jean-Paul Perrin, alla redazione di questa storia ufficiale, darà inizio a quella che Marina Benedetti ha definito con una espressione molto efficace, una vera e propria mobilitazione documentaria, perché è cominciata una sorta di caccia alla documentazione di storia valdese, in particolare storia valdese medievale, che si era nel frattempo sparpagliata in giro per l'Europa. E a questo riguardo il testo di riferimento che penso molti di voi conoscano, però approfitto comunque per citarlo, è un testo del 2006 pubblicato dall'editrice Valdese, l'editrice Claudiana di Torino, che ripercorre proprio questi circuiti, questa mobilitazione documentaria e si intitola appunto Il Sacro Bottino, Circolazione di manoscritti valdesi nell'Europa del Seicento. Ecco, anche poi l'Histoire ecclésiastique des Églises réformées di Pierre Gilles ha avuto anche lì un'origine simile, nel senso che anche lì c'è stata una deliberazione sinodale del sinodo di Pramollo e anche qui c'è stato l'incarico di scrivere una storia ufficiale valdese pochi anni dopo la pubblicazione di quella di Jean-Paul Perrin. Quindi ritengo estremamente significativa la scelta fatta dal professor Alfonso Tortora di proporre tre testi in appendice tratti da questi due pilastri, testi fondamentali della storiografia valdese ufficiale, e nello specifico i testi proposti riguardano appunto i massacri, le vicende del 1561 e anche le vicende di Gianluigi Pascale e di Negrino. L'altro testo proposto in appendice è un testo tratto da un'opera estremamente rara, che è La cinquième partie des Recueils des Martyrs. Di Crespin, di Jean Crespin. E il professor Tortora nell'appendice propone la narrazione fatta da Crespin, qui appunto c'è scritto nel frontespizio 1564. In realtà noi sappiamo che quest'opera, che oggi è rarissima, già circolava nel 1563. E è la narrazione, riporta le narrazioni dell'eccidio del 1555, le cosiddette Pasque piemontesi. Uno dei pochissimi esemplari di quest'opera è conservata presso la biblioteca di Solothurn. Allora, io vorrei provare a... non riesco adesso a trovarvelo, comunque non riesco a farvi la condivisione. Comunque, se voi andate su questa... aspettate che provo, ragazzi, provo a vedere se mi fa la Francesca, condivisione. prova comunque, magari. Provo a condividere, però no, mi sa che... Vabbè, proviamo se riesco. Sì, forse riesco. Ok.
Ok, dovreste vedete adesso voi. Sì, Ok, perfetto. ecco, questo è uno dei pochissimi esemplari di della Saint-Quentin Partie. Si trova presso la biblioteca di Solothurn in Svizzera. Fortunatamente è stata digitalizzata, quindi è possibile oggi consultarla anche da casa, fortunatamente. Quindi questa è una grande risorsa. Perché è così importante questa recueil, questa Saint-Quentin partie du recueil? Perché costituisce una delle versioni più antiche, diciamo così, del martirologio di Crespin. Crespin ha lavorato tutta la vita alla realizzazione di questo martirologio, come sappiamo, proprio per proporre, per realizzare un martirologio riformato, un martirologio antagonista rispetto a quello cattolico. E la prima segnalazione di questa rarissima opera è stata fatta da Jean-François Gilmont nel 1968. E ci terrei a ricordare in questa occasione Jean-François Gilmont. Qui vi propongo nella slide quella che è l'opera, la monografia fondamentale su Jean Crespin, Éditeur réformé du XVIe siècle, a cui ha dedicato molti anni della propria ricerca Jean-François Gilmont. E Jean-François Gilmont, grande studioso del libro, grande studioso della riforma, purtroppo ci ha lasciato nel giugno del 2020 e nell'ultimo numero di Riforma e Movimenti Religiosi del giugno del 2021 sono ospitati due ricordi con annessa bibliografia della produzione di Jean-François Gilmont. E anche a riguardo volevo approfittare un po' di questa presentazione proprio per scusate, no, scusate, ho sbagliato, sono andata indietro, scusate. Allora, vediamo se qua funziona. Scusate, non sono molto pratica con Zoom. Io di solito uso Meet. No, Francesca, vediamo sempre la Jean-François Gilmont. Ok, perfetto, riforme e Ok, movimenti. vedete? Riforma? Perfetto. Ecco, vi volevo far vedere appunto nel numero 9 del 2021, vi volevo segnalare nella sezione percorsi storici proprio due contributi ospitati dalla rivista, uno di Chiara Lastraioli, Studiare il libro per capire la riforma, le ricerche di Jean-François Gilmont e anche di Ugo Rozzo, anche lui ci ha lasciato nel 2020, anche lui grandissimo studioso del libro e della riforma, e altro contributo di Daniela Solfaroli Camillocci, La buona fede di Jean-François Gilmont, un ricordo, questo anche per ricordare Jean-François Gilmont e anche per ricordare a chi magari si sta avvicinando agli studi valdesi, la rivista della Società di Studi Valdesi, Riforma e Movimenti Religiosi, che procede quella che è la tradizione del bollettino della Società di Studi Valdesi, che come vedete qui dalla home page, ha iniziato la propria pubblicazione nel maggio del 1884, quindi una lunga storia anche questa. Ecco, andando invece più al corpo del volume del professor Tortora, vorrei condividere insieme a voi questo passaggio che ho trovato e che
che mi ha molto colpito, mi è molto piaciuto proprio anche, perché appunto dice: le colonie valdesi medievali del Mezzogiorno d'Italia si presentavano come molteplici miscele sperimentali, luoghi di raccolta e di rifugio, angoli negli angoli di una storia, nella storia dei valdismi medievali. Ecco, in questo passaggio ci sono tantissimi nodi concettuali su cui si potrebbe restare tutto il pomeriggio, partendo proprio dal concetto di valdismi medievali, che, come già ricordava Mariano, è un concetto che è stato introdotto da Grado Giovanni Merlo in un'opera, in un volume del 1984, appunto Valdesi e Valdismi medievali, anche questo volume pubblicato dall'editrice Claudiana di Torino, dove appunto sottolineava la pluralità e le diversità di esperienze nei secoli medievali. Dovuto anche ai diversi territori in cui si erano venuti a con cui erano venuti in contatto queste realtà, questa esperienza religiosa, questo movimento religioso. E per avere un po' un'idea di questi valdismi medievali e della scala europea dei cosiddetti valdismi medievali, questa mappa ci può dare un'idea, perché stasera noi parliamo, ci focalizziamo sulle presenze, sugli insediamenti valdesi dell'area calabrese, dell'area pugliese, del Mezzogiorno d'Italia, però davvero sono stati registrati presenze nella area così, diciamo, lombarda in senso medievale, nella Francia meridionale, in area catalana, in area alpina, abbiamo tutta l'area germanofona, arriviamo fino anche ai confini con territori di area slava, di lingue slave. Abbiamo tutta la zona appunto di contatto e di confine anche col mondo boemo. Quindi questa scala, questa estensione europea penso possa far comprendere una delle ragioni dei valdismi medievali, anche solo proprio per questione geografica e ambientale. Come si può spiegare questa dimensione europea dei valdesi dei secoli medievali? Dunque, nel libro del professor Tortora, è vero, si vogliono indagare gli insediamenti e le presenze nell'Italia del Sud, però io, leggendo il libro del professor Tortora, ho notato che diciamo, il campo semantico che secondo me prevale nel libro è quello della mobilità, è quello del movimento. Infatti avevo qua registrato, annotato le varie parole che riguardano proprio il campo semantico della mobilità. Quindi ho trovato itinerari, ho trovato direzioni, ho trovato pluralità di tragitti, spostamenti, trasferimenti, flussi, transiti, ritorni, viaggi, tappe. Poi ho trovato anche un'espressione secondo me molto efficace. Una ragnatela migratoria, molto, molto bella questa espressione. Quindi, quello che prevale nella storia dei valdismi medievali è sicuramente quella di un movimento fatto di mobilità, fatto di tanta, tanta mobilità. E qui mi vorrei soffermare su due forme della mobilità valdese. Una è quella che interessa più da vicino le presenze valdesi nel sud, ovvero la migrazione, e dall'altra parte invece quella che è l'itineranza. Per quanto riguarda la migrazione, a pagina 57
del volume Professor Tortora, la nota 40, vengono citati i due documenti, davvero due documenti straordinari, due documenti eccezionali, che sono due naulisamenta, cioè sono due contratti di nolo, di noleggio, di imbarcazione che doveva trasportare dal porto di Marsiglia. Abbiamo due contratti, uno dell'aprile del 1477 e il secondo, quello che vedete nella slide, una parte del contratto notarile del settembre del 1477, dove appunto si fa un contratto di noleggio dove il tragitto è da Marsiglia a Napoli e Paola, in Calabria. Quindi in questo caso c'è proprio una migrazione di un gruppo di persone che nel caso specifico di questo documento, la parola che viene utilizzata qui è societas, in questo documento. Ecco, questo documento è stato individuato, segnalato per la prima volta negli anni 60 negli archivi di Marsiglia da uno studioso locale, Renaud. Poi è stato qualche anno dopo pubblicato e tradotto in tedesco da Ernst Hirsch, e quindi da lì si è cominciato a conoscere più ampiamente. È stato molto studiato da Gabriele Odisio e anche dal professor Alfonso Tortora. Ecco, ho voluto evidenziare la parte evidenziata con la cornice rossa, è estremamente importante perché c'è scritto proprio Naulisamentum navigi pro Valdensibus. Quindi è una attestazione rarissima questa in ambito notarile, in un contratto notarile, è davvero straordinario. Quindi qui siamo questo è del 3 settembre del 1477, c'è cioè questa imbarcazione che da Marsiglia si dirige verso Napoli e Paola. Ecco, questa è una delle forme della mobilità dei valdesi medievali. Se però noi ci spostiamo rispetto alla Calabria, Paola sono più di 1500 km a nord, rispetto a Marsiglia sono più di 600 km a nord. E ci spostiamo di circa 20 anni prima, quindi siamo nel 1458, incontriamo a Strasburgo, nel 1458 a Strasburgo, viene arso sul rogo Friedrich Reiser. Chi era Friedrich Reiser? Qui vi ho proposto il protocollo inquisitoriale, materiale inquisitoriale. Qui è in una copia del tardo 600, inizio 700, conservato presso gli archivi di Strasburgo. E qui viene copiato appunto il processo contro questo Friedrich Reiser, il quale nella parte che vi ho evidenziato nella cornicetta rossa, Friedrich Reiser lui afferma di essere originario di Norimberga. E a 16 anni di aver cominciato il percorso come predicatore valdese e di aver poi passato i 50 anni successivi come predicatore valdese. In qualche modo anche nascondeva un po' a volte la propria attività, fingendo anche di essere un mercante. Però la cosa interessantissima, oltre al fatto, che abbiamo anche, questa attestazione sulla formazione, sull'attività, è che, qui, lui afferma di essere stato, Waldenser, lui dice proprio Nämlich ein Waldenser genannt di Armen von Lugdun, quindi è un valdese anche detto povero di Lione, Armen von Lugdun in tedesco, e poi subito dopo dice: in seguito è stato un sacerdote dei fratelli boemi e dei taboriti. Quindi nel caso di Friedrich Reiser,
C'è stata questa, chiamiamo osmosi, proprio nella persona di Friedrich Kreiser, rispetto anche a tutte le vicende ussite taborite. Quindi taboriti, lo sapete, sono i radicali ussiti. E questo è un aspetto interessantissimo per capire cosa possa voler dire valdismi medievali nel caso di Friedrich Kreiser. Friedrich Reiser, per chi sa il tedesco lo sa, Reiser significa viaggiatore. E uno storico e teologo tedesco che ha studiato il processo contro Friedrich Reiser ha proprio studiato anche un po', proposto un saggio incentrato su questa chiave del nome nome, non Friedrich Reiser, Federico Viaggiatore. E ha cercato di ricostruire i luoghi, le tappe toccate da Friedrich Kreiser durante 50 anni della sua attività come predicatore valdese, ma anche come diciamo, sacerdote taborita. Aveva questa identità un po' osmotica. E qui è la mappa che è stata realizzata da Martin Schneider e se vedete, lui ad esempio si sofferma sulla distanza tra Friburgo e Cracovia. Quindi nella vita di Friedrich Kreiser lui ha percorso centinaia, migliaia di chilometri nel suo ministero di predicazione itinerante. E quindi da Friburgo a Cracovia abbiamo oltre 1.000 chilometri, ma anche andando spostandosi verso nord, una delle città toccate da Friedrich Kreiser è Lubecca. Quindi ecco, volevo un po' far conoscere la vicenda di Friedrich Kreiser, che magari non è conosciutissima nella storiografia italiana, ma che fa ben capire questa idea del movimento, della mobilità e della itineranza. Ecco, Friedrich Kreiser viene processato e viene condannato e arso sul rogo nel 1458 a Strasburgo. Però questa idea della itineranza ovviamente ha delle attestazioni molto precedenti. E io qua volevo riproporvi quello che secondo me è un passaggio di una fonte straordinaria di Walter Map, De Nudis Curialium, e appunto entro il 1192 è stata scritta quest'opera. Walter Map, questo ecclesiastico che gravitava all'interno della corte di Enrico II Plantageneto e proprio in rappresentanza di Enrico II Plantageneto aveva partecipato nel 1179 al Terzo Lateranense, dove, secondo la sua testimonianza preziosissima, ma abbiamo poi anche altre conferme, si sarebbero presentati dei valdesi, forse il Valdo stesso, per chiedere l'autorizzazione alla predicazione. Ecco, cosa ci dice Walter Map con arroganza, con disprezzo, ma anche con preoccupazione? Lui dice appunto: costoro non hanno dimore stabili in alcun luoco, vanno in giro a due a piedi. Solo vestiti di lana, nulla possedendo, ma avendo ogni cosa in comune come gli apostoli, tanquam apostoli, nudi, seguendo nudi il Cristo nudo. Vabbè, poi c'è la sua osservazione un po' tal preoccupato e lo sprezzante, dice: ora inizia nel modo assai umile. Ma se li ammetteremo saremo cacciati fuori. Quindi c'è questa idea molto, diciamo, molto sprezzante, molto gerarchica, molto elitaria da parte di Walter Map. Quindi volevo riproporre questa fonte famosissima perché qui c'è l'idea appunto del circuent, quindi dell'andare in giro, dell'itineranza e del tanquam apostoli.
Ecco, perché questo tanquam apostoli? Perché qui c'è l'idea dell'imitatio apostolorum, cioè dell'imitazione degli apostoli. E ecco, qui adesso io vorrei approfittare un po' per rivolgere una domanda al professor Tortora, perché arrivando all'inizio del volume del professor Tortora, nell'introduzione, dove appunto l'introduzione a partire da Valdesius. In questa introduzione, professor Tortora usa, ripete, mi sembra due volte, la parola illuminatio. E io appunto vorrei chiedere cosa intenda con questa parola, perché non mi è chiarissima, sinceramente. Io non riesco bene a collocare questa illuminatio nelle fonti che ho trattato io, che conosco io. Invece la parola che io invece ritroverei, che userei io, è limitatio apostolorum, più che l'illuminatio. Quindi chiedevo a professor Tortora un attimo di spiegarmi il senso dell'illuminatio, perché io avrei usato imitatio, proprio l'imitatio apostolorum, però. Ecco, come inizia anche il libro del professor Tortora, vorrei anche terminare con riferimento all'inizio di tutta questa ampia vicenda, di questo movimento, di questi predicatori che si fanno centinaia, migliaia di chilometri a piedi, oppure nel caso delle presenze nel sud, di queste comunità che si spostano noleggiando delle imbarcazioni. L'inizio è Valdo di Lione, questo civis locupletissimus, ci dicono le fonti. E volevo riproporre per chiudere quella che è la fonte più preziosa per quanto riguarda la storia di Valdo, e è la Professio Fidei et Propositum Vitae di Valdo di Lione, che è conservato nel manoscritto 1114 della Biblioteca Nazionale di Madrid. Questa Professio Fidei è stata probabilmente pronunciata durante un sinodo a Lione nel 1180, alla presenza di un legato pontificio, Enrico di Marsì, alla presenza dell'arcivescovo di Lione, Guichard, alla presenza anche di altri alti prelati locali. Sì, questo è un momento in cui Valdo e la Chiesa di Lione cercano una ricucitura. Non siamo nel 1180. In realtà noi sappiamo che questo accordo nel giro di 4 anni salta, perché nel 1184 a Verona c'è la Dabolendam e i Paupers de Lugduno vengono condannati. Quindi è un accordo molto precario, però è preziosissimo. È preziosissimo perché proprio all'inizio della professio noi vediamo appunto Pateat omnibus fidelibus, e è la sezione che ho evidenziato con la cornicetta rossa. Pateat omnibus fidelibus quod ego Valdesius et omnes fratres mei, et omnes fratres mei. Quindi questo documento ci custodisce, ci conserva l'identità, l'individualità di Valdo, che dice ego, io Valdesio, ego Valdesius, e però insieme già a un gruppo di fratres. Quindi è un individuo, ego Valdesius, che ha fatto una scelta radicale di povertà e di predicazione, però non è un individuo individualista, ecco, non è solo. C'è già nei primissimi anni un gruppo di persone, c'è una comunità, una fraternità, omnes fratres mei, io, Valdo e tutti i miei fratelli si impegnano nella imitatio
della vita apostolica, l'imitatio apostolorum. Ecco, e con questo io vorrei chiudere. Grazie Francesca per questa veramente disamina accurata, non solo sul libro del professore Portora, ma anche su elementi che poi possono approfondire sicuramente il dibattito che seguirà e che certamente insomma, il professore coglierà già a partire dalle tue giustissime osservazioni, a cui sicuramente lui poi darà una risposta. Molto interessante ovviamente non solo i riferimenti, ecco, tu sei partita precisamente dalle appendici, hai fatto un panorama, insomma, su quella che è tutta appunto la produzione anche del professore Tortora. Interessantissimo è anche effettivamente l'episodio appunto di Friedrich Reiser, di cui, se non vado errato, Valdo Vinet e Amedeo Molnar sono le poche fonti che ricostruiscono un po' la vicenda di questo personaggio, ma come dici tu, è comunque una fonte, come dire, ancora marginale, una fonte non conosciuta soprattutto da coloro che non sono specialisti, però molto interessante e molto importante. Ovviamente mi è piaciuto molto anche il riferimento geografico che tu hai fatto, le mappature riguardo i vari valdismi, così da offrire agli ospiti una mappatura su effettivamente le varie collocazioni geografiche. Bene, detto questo, e ringraziando Francesca per l'intervento veramente proficuo e organico, io passerei adesso la parola all'autore del volume, il professor Alfonso Tortora, per delle libere considerazioni, ovviamente, e per delle risposte alla relatrice che ha mosso anche delle specifiche osservazioni sulla prima parte, se non vado errato, e soprattutto delle osservazioni dal punto di vista linguistico. Quindi prego, professore Tortora, a lei la parola. Allora, grazie innanzitutto agli intervenuti e un ringraziamento un po' speciale alla professoressa Tasca perché ha accolto alcuni degli aspetti che io ritengo salienti, importanti, anzi fondanti un po' i miei interessi di studio su questo tema che non finirà mai di intrigarmi e di interessarmi. Quindi le sono davvero molto molto grato per le sue osservazioni. Allora, questo è un libro in realtà, come è stato opportunamente già indicato da Mariano, dal dottor Ciarletta, e come è stato ancora meglio precisato dalla professoressa Tasca. È un libro che si pone in continuità con delle ricerche sorte su interessi molto soggettivi. Un ventennio fa circa, allorché io ebbi modo di incontrare un tema assente, un tema silente, il valdismo. Ricordo che uno dei crucci che mi preoccupavano non poco da studente universitario è trovare nella manualistica al massimo quattro righe dedicate ai valdesi e alle loro vicende storiche. Io comincio ad essere così vecchio per cui ho ricordo di maestri con cui ho discusso da studente di questi temi, di queste assenze. Ne cito soltanto tre, due oggi non più in vita, un altro invece oggi assente per altri motivi, ma che avrebbe dovuto commentare da par suo, in maniera molto critica, mi aveva anticipato questo libro, il professor Grado Giovanni Merlo, che si riserva però di presentarlo in altra sede. Raul Manzelli, al quale io chiesi, professore, ma i valdesi chi sono? E lui mi guardò e mi disse, sono dei protagonisti nella storia, ma che non hanno ancora una loro storia. L'altro interlocutore, che credo la professoressa Tasca ricordi, probabilmente l'ho anche conosciuto, ma lo ricorda. Non peraltro perché lei è nel mondo, all'interno cioè di quel complicato meccanismo editoriale che è la Claudiana.
Carlo Papini. Con Carlo io mi sono confrontato tantissime volte sul valdismo, sia come categoria storiografica, sia come contenitore di motivi e di aspetti di una storia e di una storiografia che in qualche modo l'Italia, ma non l'Italia cattolica, l'Italia culturale aveva emarginato, aveva cioè collocato sulle frontiere o alle frontiere dei propri interessi di studio. Attenzione, ho distinto l'Italia cattolica dal mondo intellettuale italiano, perché per quanto mi riguarda l'assenza si configurava sostanzialmente come disinteresse da parte di studiosi o di cultori, fatta salva ovviamente quella fattispecie di studiosi e di cultori che aveva interessi più diretti ad approfondire il tema del valdismo, per motivi vari, tra cui anche quello confessionale. Però, diciamo, l'intelligenza italiana si manteneva un po' distante da questo tema. Papini, con cui ho discusso a lungo di questi temi, mi diceva sempre che egli ha trovato riscontro in queste assenze proprio nella sua pratica editoriale. Papini è stata la persona che ha, per così dire, se mi è consentito, professoressa Tasca, ha avuto il grande ruolo di aver rifondato in qualche modo, aver rilanciato l'editrice Claudiana, cioè l'ha riorganizzata. Questo è quello che io mi sento di dire anche alla luce dei tanti programmi editoriali che egli ha accarezzato, ha promosso e in qualche modo ha dato un nuovo sviluppo alla editrice. L'esito finale di questi discorsi poi portò Carlo Papini ad un interesse un po' più centrale. Papini ha scritto probabilmente uno dei più bei libri dedicati a questi temi, editato da Claudiana, non è un caso, in cui egli ripercorre un po' la vicenda, a partire da Valdesius in avanti, dei primi secoli, e tant'è che il volume è dedicato ai primi momenti della insorgenza del contesto valdese. Ora, la prima cosa che mi viene in mente di dire, ascoltando, ripeto, soprattutto la professoressa Tasca, e chiedere a me stesso: ma nei tuoi studi tu hai trattato realmente dei valdesi? Cioè, le presenze nel Mezzogiorno d'Italia di cui io continuo a discutere in termini di valdismo, valdismi, di presenze valdesi, ma erano realmente valdesi? Questa è una cosa che mi ha sempre detto Grado Giovanni Merlo. Ma siamo sicuri che erano realmente valdesi? In questo mondo umbratile di figure ibride, sotto l'aspetto gonettiano del termine, Jean Gonnet è stato un grande studioso. Probabilmente Jean Gonnet avrebbe bisogno di essere ricollocato nella storiografia italiana. E anche su questo siamo abbastanza d'accordo con Grado Giovanni Merlo, probabilmente un po' meno con altri autori studiosi. Però Jean Gonnet ebbe un merito, quello di avere individuato sostanzialmente nel sincretismi la realtà del movimento valdese, ovunque egli si collocasse. Il concetto di sincretismo è un concetto molto importante e ci aiuta a capire, a superare sostanzialmente i più risalenti e consolidati motivi che spiegano l'eresia nel Medioevo. Il valdismo si è ibridato fin dal suo primo apparire, attenzione. E questo incrocia ciò che la professoressa Tasca correttamente precisava nella sua duale articolazione tra itineranza e immigrazioni. Effettivamente gli itineranti indiscutibilmente sono stati i predicatori, quelli che Gabriel Odisio ha definito
la parte che ha fatto da collettore con le comunità itineranti, nient'altro che itineranti. Sono profondamente d'accordo con lei, professoressa. I migranti sono un'altra cosa. I migranti appartengono a quella lunga, atavica storia degli esseri umani che, per aggregazioni di chiami familiari, si trasferiscono da un luogo ad altro, generando quelle ragnatele di cui io nel 2000 cominciai a parlare, negli anni 2000 di questo secolo. Quindi questa articolazione mi piace molto e la sottoscrivo, la condivido, aggiungendo un altro elemento molto importante, a mio avviso, ovviamente da interprete di questa storia. Il valdismo, nella sua essenzialità, è una storia di civiltà. I valdesi hanno, sul piano storico, a loro insaputa, cioè loro malgrado, quindi non coscientemente, hanno sviluppato qualcosa che nella storia ha poi prodotto ciò che noi chiamiamo nazione. Sono state piccole sperimentazioni, ecco perché io parlo di miscele, di sperimentazioni vaganti, perché quei modelli di aggregazione che io chiamo impropriamente per il Medioevo, trasferisco al Medioevo qualcosa che è inesistente, sociale, è semplicemente un'aggregazione umana, comunitaria. Attenzione, la comunità non sviluppa subito la società. La comunità è il primo, è il prodromo. Emil Durkheim ha scritto cose molto importanti e Max Weber ha poi chiosato su questi temi. La comunità è il primo modello su cui si fonda poi la societas, come le diceva, ovvero la società. E la societas non è la società, attenzione, sono due parametri di organizzazioni che esprimono due modelli storicamente differenziabili. Quindi, miscele sperimentali, angoli negli angoli, li abbiamo sempre letti come dei rifugiati, parola attualissima, attenzione, di grande, fermentante attualità. I valdesi mostrano per la prima volta nella storia il grande passaggio dalla diaspora al rifugio. Io boccio l'idea di continuare a parlare di diaspora per questa gente, perché storicamente le condizioni sono differenti. La diaspora si attaglia molto bene al popolo della Bibbia e calza questo modello al valdismo in una fase molto più tardiva rispetto alla storia del popolo della Bibbia, cioè degli ebrei, ma non ne riflette i contenuti storici. Essi sono dei rifugiati. Attenzione, diventano dei rifugiati in una fase immediatamente successiva ad una che è propedeutica a questo meccanismo, a questa dinamica storica, cioè essi prima sono indotti ad allontanarsi. Perché? Per quelle elementari cause che la sovrappopolazione produce esattamente in quei momenti topici della storia, cioè dopo la peste nera, sostanzialmente si ha bisogno in molti ambiti del Mediterraneo di ripopolare per ragioni economiche, prevalentemente economiche, ripopolare le aree da riporre a coltura. Ecco perché i feudatari tacitamente accolgono queste braccia, queste forze, devono rivitalizzare il territorio, devono ridare di nuovo quella linfa economica affinché il territorio possa in qualche modo rispondere alle attese. Quali erano le attese nel Medioevo? Le rendite. La pars massaricia deve produrre per il signore, c'è poco da fare.
La pars dominicia vive di rendita, non produce il signore, il feudatario. In questa storia interessantissima, io ho rinvenuto, inoltre, un motivo a cui, ovviamente, ancora una volta, io lo stimo molto, professoressa Tasca, io credo che lei, tra le allieve di Merlo, e l'ho detto a grado, lei probabilmente è quella che meglio ha risposto alle sollecitazioni del maestro. Questo è il mio giudizio, ovviamente. Io leggo le sue cose, ho letto le sue cose e ho voluto fortemente la sua presenza a questa discussione, perché ero convinto che ne avrei ricavato delle importanti sollecitazioni. E lei me ne offre una, a tamburo battente, Illuminatio. Perché? Guardi, quando nel 2004 io presentai Presenze Valdesi nel Mezzogiorno d'Italia, ebbi l'onore di avere quali relatori, interpreti di questa pubblicazione, che creò anche un certo sconquasso nel panorama storiografico italiano. Tutti accolsero quel libro come un libro che in qualche modo volesse porre in dialogo storiografie. Il libro della Benedetti, che lei ha correttamente citato, è apparso esattamente 2 anni dopo questo volume. Questo vuol dire che quando io intrecciai la vicenda della costruzione dei libri Perrin e Gilles, lo feci guardando ai concili a Chamier, cioè colui il quale aveva avuto il primo incarico per poter redigere quella storia, e al suo diniego, investigando i motivi per i quali egli aveva detto no. Ma fu un no pesante, che, come dire, fu anche roboante nel più generale panorama della cultura calvinista, o riformata, sarebbe il caso di dire, elvetico-strasburghese, via, diciamola, mettiamola in questi termini. Però ebbi degli interlocutori importanti, uno tra questi fu Gabriel Odisio, mio carissimo, estimato amico, ma con cui ci appiccichiamo alla grande quando tocchiamo questi temi. E lui mi fece notare, come ha fatto lei a distanza di 20 anni, che la parola illuminatio non è corretta. A dire il vero, sono sempre più convinto che quella parola esprime esattamente qualcosa che ha a che fare radicalmente con le viscere del Medioevo, della cultura medievale. Perché? Perché Valdesio, come San Francesco del resto, togliamo il santo, come Francesco d'Assisi, qui parliamo di personaggi coevi, vivono nello stesso contesto culturale, religioso, se vuole confessionale, tutto quello che si vuole. Persone che vengono folgorate da qualcosa di inattesa. Attenzione! Che però riposa dentro le loro coscienze. Non è possibile che un uomo rinnega l'intera sua esistenza se dentro di sé non ha già qualcosa che lo predispone al cambiamento. Ma questo non lo dico io, a dire il vero. C'è tutta una stagione di studi e di studiosi che hanno poi coltivato la psicoanalisi come disciplina interattiva alla storia. Per meglio spiegare personaggi storici, Lefebvre ci presenta Lutero attraverso una disamina puramente psicoanalitica, se ben vuole. Adriano Prosperi, a distanza di tanti anni, ci scrive e ci presenta un Lutero calcando i suoi prerequisiti interiori. Ma come si fa a comprendere gli eresiarca al di fuori del sostrato psicoanalitico? Come si fa, Calvino, come si fa a comprendere l'austerità di Calvino al di fuori del suo umore interiore? Come si fa a comprendere Valdesius al di là di quelle scelte che noi abbiamo tradotto storicamente come vocazioni? Attenzione, vocatur, chiamata. E gli risponde,
ma per poter esprimere la vocazione occorre in un solo attimo, in un solo momento, ripetere ciò che è accaduto a Paolo di Tarso, essere folgorati in quella direzione. Io spiego, Valdesius, il cantore che non lo persuade, ma lo illumina con Sant'Alessio, è proprio Sant'Alessio, è vero, è vero. Sono propenso a ritenere che anche qui siamo di fronte a qualcosa che poi si nutre di mitografia del personaggio, non mai agiografia. Io ripudio la parola agiografia, anche a carico dei santi. È una parola che è un lemma che mi disturba assai, perché prima di diventare santi si è uomini. Si è innervati in quel processo umano che è calibrato, caratterizzato, guidato da emozioni, da pulsioni, da istinti, da sentimenti, ma anche da incontri. La parola illuminatio io la utilizzo per dire che fu un innamoramento improvviso, ma già dentro di sé egli aveva, Valdesius, qualcosa. Aspettava semplicemente una scintilla per poter radicalizzare un comportamento e inserire nella storia un percorso generatore di storia. Quindi lego con quella parola Valdesio ad un atto di inizio. Lego Valdesio, io, questa forma pronominale bellissima, ricalcherebbe poi anche quelle parafrasi evangeliche, per cui non lo dimentichiamo, io non lo dimenticherò mai, quando Cristo parla, sovente dice, in verità vi dico, in verità vi dico, io sono. Pesante, professoressa Tasca, io sono. Qui siamo agli albori di quelle coniugazioni che passeranno dal latino al volgare. Adesso non voglio qui scomodare la fertilità degli studi che ci hanno offerto i filologi, gli studiosi della letteratura latina medievale, ma voglio dire il passaggio intrigante e importante dall'ego all'io è un passaggio non subdolo, ma dimostrativo di una cosa molto importante, l'acquisizione di una partecipazione soggettiva, personale, nel tempo della propria storia. Stiamo aprendo all'umanesimo. E attenzione, noi siamo sul finire del secolo XII con Valdesius, siamo intorno a quel discusso periodo che va dal 1774, per altri la data si sposta, per altri ancora non è proprio assolutamente quello il periodo, per altri addirittura il nostro personaggio è così mitico per cui è una creazione di qualcosa. Però mi piace molto credere che quell'uomo entra nella storia nel momento in cui egli, nel dichiarare, anche in questo caso sotto dettato, la propria confessione di fede, egli si esprime con un soggettivismo latino, ego. Questo è molto importante perché ci chiarisce una cosa, l'ingresso nella storia di un uomo che autodefinisce la sua appartenenza a se stesso, non agli altri. Io sono Valdesius. Altre sollecitazioni. Sono grato di aver illustrato al nostro uditorio la bibliografia valdese, perché è uno strumento di grande validità. Quando Albert de Lange, ma anni fa, un ventennio fa, mi accennò al progetto,
coinvolgeva ovviamente la Società di Studi Valdesi, Gabriella Vallesio, insomma c'era tutto un programma, si discuteva del mettere in campo questo strumento importantissimo. Io chiesi a De Lange e che cosa ne sarà di Gonnet e Molnar, della prima bibliografia apparsa sul bollettino e bla bla bla. E lui mi guardò e mi disse, Albert Delan, io lo stimo molto, è un semplicione, insomma, parla come lei lo conosce sicuramente meglio di me. Lui mi disse, ma guarda, non è più il momento della carta stampa, dobbiamo passare ad altro. E aveva ragione, parliamo di 20 anni fa, forse qualcosa in più, e anticipava molto bene i tempi. In una programmazione sicuramente che stava per diventare la nostra più recente storia. E le sono anche grato per aver mostrato l'altro mio grande referente, la persona che ha accompagnato, diciamo, forse questo volume, una dimenticanza c'è, cioè una dedica, avrei dovuto dedicarlo a Jean-François Gilmore. Io vedo in linea anche Edoardo Zumpano, che lo saluto ovviamente, era presente ad uno dei convegni, al primo, anzi era il secondo convegno sul valdismo mediterraneo. Un appuntamento non stravagante, ma che comunque mirava molto in alto. Avevo invitato, e la mia idea era quella di dar voce, forse per la prima volta, anzi togliamo il forse, fu la prima volta in cui si riunì nel Mezzogiorno d'Italia un team di studiosi capeggiato da Jean-François Gilmore, il cui obiettivo era quello di discutere di valdismo mediterraneo. Ricordo che Edoardo presentò una bella relazione sull'ospedale piccolo di Spezzano Albanese, se non ricordo male, insomma, era una vicenda. Tra l'altro, tema che ritorna adesso alla luce della storiografia più recente, perché proprio l'altro giorno ho presentato un libro della professoressa Elisanovi Ciavarria dedicato al tema degli enti ospedalieri in età moderna, ovviamente, cioè curare e quanto, anzi, ce l'ho qui il libro, vi leggo subito bene il titolo così non mi sbaglio, tutto ciò che ho presentato è alle mie spalle, accogliere e curare, ospedali, culture e bla 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 della nazione ispanica, eccetera. In quell'occasione io parlai 3 giorni intensi, siamo stati, come dire, a tu per tu con Jean-François Gilmore, poi ci siamo sentiti, ci siamo incontrati anche altrove, a Parigi, eccetera, e abbiamo parlato a lungo di questo Jean Crespin. Lui mi invitò a guardare con attenzione esattamente questo corpus che agli storici arriva in maniera disorganica, quindi dare una organicità. Memore di quella lezione, io a distanza di anni. Perché è vero, adesso è in rete, professoressa Tasca, ma il documento io andai a prenderlo in biblioteca all'epoca, viaggiai, dovete andare in biblioteca, come ho più volte detto al mio allievo Mariano Cervetta. Ringraziando Dio, poi l'ho ritrovato in rete e questo sicuramente è un ulteriore elemento di vantaggio per tutti noi e soprattutto per le nuove generazioni. Mi avvio alla conclusione anche per ascoltare qualche commento da parte di chi ha graziosamente accolto l'invito e ci ha raggiunto e ha avuto anche la pazienza di ascoltarci in queste nostre simpatiche conversazioni. Continua ad esserci un grande vuoto storiografico del valdismo presente nel Mezzogiorno d'Italia. Perché accade tutto questo? Io non credo assolutamente che i limiti siano dettati, come ho già detto, ad una, come dire, forma di ostracismo e di ostacoli creati dalla Chiesa Cattolica. Io non lo credo. Ripeto, io credo invece che c'è stata una causa negli interessi
sviluppati dalla storiografia italiana in senso lato e nello specifico dalla storiografia del Mezzogiorno d'Italia in relazione alle questioni che sono state ritenute di volta in volta quelle emergenti, quelle più importanti e che in qualche modo si legavano anche a dinamiche politiche. Noi siamo stati surclassati da almeno due temi fondamentali, la questione meridionale e il problema dell'unità d'Italia, che sono due problemi distinti. Al centro, noi storici del Mezzogiorno d'Italia abbiamo coltivato con acribia il tema dello Stato, perché lo Stato lo abbiamo visto come qualcosa che è giunto a noi attraverso una imposizione storica. E l'interazione che si è creata tra storiografia ispano-americana, da un lato, e storiografia mediterranea è legata ad un confronto serratissimo sulle questioni che hanno prodotto poi interessi storiografici che hanno monopolizzato porzioni di secoli, prima e secondo Novecento, cioè l'imperialismo spagnolo. Questi sono stati i temi che hanno, per così dire, caratterizzato la storiografia di area meridionale. Poi abbiamo avuto uno storico molto importante che aveva un carattere, a mio modo di vedere, calcatamente confessionale. Aveva un carattere, attenzione, anche se egli ha prodotto cose molto ma molto importanti. Gabriele De Rosa. Gabriele De Rosa ha esercitato sulla storiografia di seconda generazione post-crociana un'influenza notevole. Notevole. Cioè, la storiografia di area mediterranea, meridionale nello specifico, si è mossa nello studio della parrocchia, della territorializzazione della Chiesa, quindi del mondo contadino, sfruttando tendenze. Mariano, da par suo, è molto bravo, Mariano, mi complimento, ha richiamato Carlo Ginzburg, ai benandanti di Carlo Ginzburg si opponeva il santo patrono nel Mezzogiorno d'Italia, cioè il santo che si porta in spalla, per intenderci. Alfonso Maria di Nola, che si muoveva tra la storia e l'antropologia, proponeva modelli di interpretazione antropologica sulla falsariga del grande maestro che era stato Ernesto De Martino, che era nato come storico ma aveva continuato la sua attività da antropologo e aveva disguidato le riflessioni dall'interesse più propriamente verace per i movimenti. Attenzione, De Martino ha svolto un ruolo importante e la sua produzione antropologica ha viziato storiografie, muovendone l'attenzione, non deviandone, spostando l'attenzione da processo della composizione delle comunità al vivere in comunità. E sono due processi differenti. Il vivere in comunità implica necessariamente la spiegazione antropologica. Il modo di mangiare, il modo di relazionarsi, il modo di vivere, il modo di guardarsi, il malocchio, la fattucchiera. Poi nascono, poi arrivano le streghe. Il Benevento, il Noce, eccetera, eccetera. E con John Tedeschi, che in Italia arriva alla ventata di questa grande presenza fino ad Amabile e dopo Amabile di una maggiore chiarezza che è l'Inquisizione. Ma Amabile è un episodio che per essere riletto, ripreso e riproposto richiede, attenzione, 1894 nel suo libro Sant'Ufficio dell'Inquisizione a Napoli, gli interessi sull'Inquisizione aspettano gli anni fine anni 50, inizi anni 60. Per invertirsi, con le articolazioni interne. Massimo Firpo, che ha guardato profili da par suo, è un grande maestro,
sviluppato attenzioni plurime, plurali, su Juan de Valdés e il mondo che ruota intorno a questo, Adriano Prosperi e altre scuole, Cigliolo Fragnito, libri e quant'altro. Insomma, non devo fare qui il decalogo di persone che tra l'altro mi sono anche molto care per conoscenza e per consuetudine di rapporti, eccetera, eccetera. Bene, io mi fermerei qui, davvero ringraziando la professoressa Tasca, ringraziando il dottor, come augurio, professor Mariano Ciarletta, la mia collaboratrice, New Entry, dottoressa Rosa Maria Vitetta, e quanti hanno avuto la cortesia di partecipare a questa vita. Se ci sono domande, osservazioni, vedo molti ospiti illustri. Prego. Professore, allora innanzitutto grazie mille per questa illustrazione veramente non soltanto del suo volume, ma qui abbiamo toccato, come dire, dei temi che assolutamente non sono di confine, ma che ovviamente si integrano nel discorso riguardante i Valdesi del Mezzogiorno, e quindi ovviamente abbiamo fatto un discorso prettamente di natura storiografica per capire anche come mai ancora oggi si parla purtroppo di marginalità in alcuni casi. Mi riferisco, come dire, appunto a quella storiografia, come lei ha detto, che per molto tempo è stata, a causa di mode e tendenze storiografiche, che invece sono state, ecco, per una questione non di preferenza, ma proprio di necessità, di esigenza storica, messe appunto davanti. E quindi è opportuno che ci si confronti su questi temi per capire anche in che direzione prospetti che devono andare le nostre ricerche. Questo è molto importante anche nel futuro di quello che si deve ancora fare. Se posso esprimere un'ultima considerazione, molto importante anche il ragionamento linguistico che Francesca Tasca ha introdotto riguardo, ecco, il libro del professore Tortora, la risposta che ha chiarito anche il perché dell'illuminatio a dispetto della limitatio, quindi mi è piaciuto molto, e penso anche ai nostri editori, è piaciuto molto anche questo scambio di vedute che è stato molto molto proficuo. Bene, detto questo e rinnovando i complimenti ai relatori, io a questo punto aprirei il dibattito, quindi se ci sono domande potete tranquillamente o prenotarvi, insomma, e farle oralmente tramite microfono, oppure potete anche tranquillamente scriverle. Siete tutti invitati a partecipare al dibattito, quindi studenti, dottorandi, docenti, anche cultori e anche semplicemente curiosi che sono qui presenti e vogliono fare delle domande. Prego. Tema è un po' specifico, quindi mi rendo conto, professoressa, molto specifico. È un po' specifico, quindi diciamo è un po' complicato porre domande, però le suggestioni che sono arrivate, se sono arrivate, le provocazioni se sono arrivate, ben vengano ad aprire un dibattito. Vedo Vincenzino Tedesco in linea, che è un giovane studioso che pure ha coltivato il tema. Tra l'altro Vincenzino Tedesco, io glielo dirò sempre, lo saluto affettuosamente perché veramente lo considero un po' un mio allievo su molti punti di vista. E lui lo sa, io glielo dico con l'affetto di chi lo ha conosciuto quando era ancora studente, eccetera. Prego, Vincenzino. Grazie, professore. Grazie anche per l'introduzione. Insomma, il professore Tortora ha seguito i miei studi fin da quando lavoravo ai Valdesi in Calabria per la tesi di laurea magistrale, quindi insomma è passato un po' di tempo. Grazie anche per la presentazione, che ho trovato veramente molto interessante, tutti gli interventi lo sono stati. Effettivamente avrei una domanda, e riguarda in particolare un capitolo del libro del professore Tortora, che si intitola La guerra di Spagna contro i Valdesi nella prima età moderna. Sì. Questo è un capitolo che mi ha rimandato alla questione annosa, oserei definirla, della responsabilità dell'eccidio dei Valdesi. Più alla monarchia spagnola, al viceregno, o più alla Chiesa romana? Mi sembra che in questo testo ci si soffermi molto appunto sulla monarchia spagnola. Mi chiedevo appunto cosa ne pensasse in merito il professore Tortora. Grazie mille. Sì.
Grazie a te, rispondo subito. Beh, passiamo a Mariano che avrebbe dovuto darmi la parola, però mi scuserà Mariano, perché la Sì, domanda sì, sì. è bella, interessante e si presta anche a qualche considerazione, sicuramente qualche considerazione che possa chiarire questa antica questio. In realtà non è un problema di responsabilità né condivise né divise. Siamo in un momento in cui la Spagna, ovviamente lo discutevamo qualche giorno fa, sta accarezzando, siamo innanzitutto sotto l'egida di Filippo II di Spagna. Quindi c'è già stato un passaggio importante dall'impero, dal miraggio universalistico di Carlo V, si è passati ad un'altra progettualità. Con Filippo II si sta realizzando, ovviamente egli ne è l'artefice, ma i veri protagonisti sono i suoi vari ministri. Si sta passando adesso alla realizzazione di un altro modello politico molto importante, il modello della monarchia universale. La monarchia universale non è l'imperialismo spagnolo che ci è stato presentato fino ad anni a noi molto vicini. Penso a uno degli ultimi lavori di Thomas Eliot, per esempio, sugli imperi dell'Atlantico. Ma non è solo quel volume a cui faccio riferimento. L'imperialismo spagnolo si muoveva nell'ambito e nell'ottica del sistema e dei sottosistemi. Quindi c'era un sistema imperiale e c'erano poi le parti di cui questo sistema si nutriva. E tra queste parti, nella qualità di sottosistema, vi era il Mezzogiorno d'Italia. Ora, sotto Carlo V le parti sono, per così dire, in dialogo serrato. Vi è una interrelazione tra le parti. Con Filippo II il sistema adesso non dialoga più con i sottosistemi, ma tendenzialmente definisce un mondo coeso, dove le barriere interne, e non parlo di confini culturali, ideologiche, quant'altro, politiche, vengano per così dire amalgamate in un unico contenitore che Filippo chiamerà monarchia universale. Ora, in questo progetto, tutto quello che non si conforma idealmente, al fine, non ha ragione di esistere. Quando la Spagna prende coscienza del fatto che, lo accennava Mariano, ed è un tema su cui egli sta lavorando, e probabilmente costituirà forse la vera novità della sua tesi dottorato. Quando la Spagna si accorge che proprio in Calabria si stava per effetto di quella capacità reattiva delle comunità valdesi o di queste comunità che in realtà si presenteranno ancora fino agli anni Ottanta come delle diversità nel sistema imperiale spagnolo e quindi ostacolanti il progetto della monarchia universale. Ebbene, queste comunità reattive al modello della uniformità sotteso e espressamente voluto sul piano politico dal progetto della monarchia universale, quando si ci accorge che queste comunità costituiscono una diversità, e allora, nella logica del tempo, l'hostis, il nemico, va eliminato. Il vero pericolo era questo, e la Spagna ne prende coscienza subito. E ne prende coscienza anche prestando il fianco, ma per altre motivazioni, al più risalente imperialismo cattolico,
quando la Chiesa rende noto queste presenze, si crea sostanzialmente una sinergia di interessi, non di intenzioni, attenzione, di interessi. Gli uni devono uniformare sul piano politico le comunità, altrimenti il progetto della monarchia universale salta e non può saltare. Non può saltare nel momento in cui, cioè dalla seconda metà del Cinquecento, la storia che ruota intorno all'Europa è una storia di conflitti e di nuovi equilibri, nuovi scenari. Adesso si stanno presentando alla storia delle dinamiche non residuali, ma come punto di arrivo di conflitti religiosi, le guerre di religione. Tutta la seconda metà e una parte del Seicento è caratterizzata dalle guerre di religione. Attenzione. In questa logica la Spagna ha il sentore che lì si possa innescare una pericolosa attività non di proselitismo, ma di affermazione di un'autocoscienza locale, una sorta di Ginevra meridionale. Avevano già sperimentato questa storia. L'avevano sperimentata soprattutto dopo quella grande alleanza prodotta all'indomani della battaglia di San Quintino tra i Savoia da un lato e la Spagna di Carlo V dall'altra parte, poi di Filippo II. Ginevra era stato il grande nemico dei Savoia e nel cuore di quel costituto territoriale si era creata una frattura irreparabile e insanabile, un nuovo modello di governo di un territorio, Ginevra, caratterizzato anche dal profilo confessionale, una città-stato, con delle caratteristiche che si opponevano allo sviluppo di quel progetto della monarchia universale. Quando noi presentiamo ai nostri studenti Filippo II, implorante continuamente come un uomo intriso di sacrestia, acrimonioso, che cosa presentiamo sostanzialmente? Presentiamo esattamente un modello di cultura. Filippo II esprime la seconda scolastica spagnola. Esprime cioè quel preciso legame tra giurisprudenza e teologia che ha caratterizzato la storia della Spagna esattamente per l'intero periodo secondo Cinquecento e buona parte del Seicento. Ora, sono temi molto importanti, sono temi su cui possiamo discutere a lungo, però la caratterizzazione è questa. I valdesi non trovano spazio. Non trovano spazio perché costituiscono una minaccia ad un progetto politico. Lo viviamo esattamente nella nostra epoca. Chiunque osi, o quantomeno chiunque, esprima un parere oppositivo all'Unione Europea viene visto con una certa diffidenza da parte di chi ha un progetto di coesione politica sovranazionale. La storia si ripete, attenzione. Io, per quanto mi riguardo, sono un europeista convintissimo, però da quello che leggo quotidianamente, dalla stampa, da quello che ascolto in televisione, coloro i quali, nella democrazia è legittima la diversità di opinione, si oppongono ad un modello universalistico europeo, perché poi nell'ambito della nostra realtà nascono nuovi gradi di universalismo. Ma storicamente, nel tempo di cui stiamo parlando, non esistono gli universalismi. C'è un solo universalismo, che è l'intreccio di teologia e giurisprudenza. Ma basta leggere Spinoza. Vedete, non dobbiamo andare molto lontano. Spinoza ha il più terribile
più terribile, alla più terribile condanna da parte della comunità ebraica, il refrim ebraico, ma alla più terribile condanna. Non c'è di peggio per un ebreo che essere espulso dalla propria comunità con quella condanna. Perché? È perché lui disse che gli universalismi ebraici esistevano. Accidenti. Bene, penso di aver risposto, seppur in parte, alla domanda. Grazie Vincenzino per questa bella domanda. Grazie mille. Grazie professore, non so se Vincenzo vuole aggiungere qualcosa. Tra l'altro saluto Vincenzo che oltre ad essere un caro collega è anche un carissimo amico e non avevo benché minimo dubbio sulla sua partecipazione oggi, ero sicuro di vederlo. Quindi grazie, perché mi lega anche un rapporto d'affetto con lui oltre che accademico e scientifico. Bene, se ci sono altre domande, il dibattito è ancora aperto. Giulia Annunziata, la chiamo io. Giulia è una ragazza che ha letto con grande attenzione questo libro, è una mia studentessa, sottolineo mia nel senso proprio possessivo, perché questa ragazza ha, diciamo, dialogato con me su questo libro, di questo libro, scusatemi, comincio a essere un po' anche sgrammaticata, ma mi è consentito all'età che mi ritrovo. No, non deve essere mai. Giulia, prego, qualche tua considerazione su questo. Sì. Buonasera, innanzitutto. Buonasera. Allora, io mi ricollego proprio a quello che stavamo dicendo, cioè ai vari eccidi che si sono consumati e soprattutto al concetto di comunità di cui abbiamo parlato. Infatti, diciamo che durante la lettura del libro, come ha sottolineato anche la dottoressa Tasca, è proprio il concetto di flusso, di movimento che tiene insieme i vari argomenti. Cioè, pensando ai valdesi, almeno nella mia idea, io non riesco ad individuare delle unità, ma guardo sempre ad un gruppo di persone che quindi si spostano e si muovono. E confrontando proprio, i viaggi valdesi, la prima cosa che salta all'occhio è proprio la diversità rispetto anche invece alla nostra storia contemporanea e la facilità con cui anche magari la marginalizzazione porta invece all'associazione. Noi oggi siamo abituati, diciamo, a avere dei confini, quasi dei limiti, che vengono superati grazie a diversi espedienti. Al contrario, invece, i valdesi, che non avevano le modalità o gli strumenti per intessere delle comunicazioni costanti, riescono comunque a avere una sorta di incubazione congelata, cioè mantengono la loro comunità e sembrano quasi degli emarginati, perché all'interno dei racconti o all'interno della storiografia sono sempre poco presenti, poco citati, tanto che addirittura non si riesce quasi a dare il nome o una definizione di valdese. È difficile capire chi sono i valdesi, individuarli nella storia e soprattutto ricercarli, perché ci sono così pochi elementi che ci permettono di caratterizzarli e di riconoscerli che diventa quasi impossibile ricostruire gli itinerari in modo puntuale. Eppure, nonostante tutto, è proprio questa, secondo me, la causa della grande paura che si ha nei confronti dei valdesi, cioè delle comunità che riescono a sopravvivere all'emarginazione, alla divisione, quindi alla scissione e poi anche a dei viaggi che quindi portano queste comunità a fratturarsi, riescono però sempre a rimanere interconnessi e quindi Napoli, che viene sempre descritta come questo laboratorio del compromesso, è già di per sé forte e fragile allo stesso tempo, cioè la frammentarietà diventa fragilità nel momento in cui non c'è l'unità, quindi è difficile prendere delle decisioni perché non c'è compattezza, ma allo stesso tempo è forza perché gli stessi sovrani sono consapevoli che spostando anche una piccola pedina risulterebbero assolutamente distruttivi anche per la società. Di conseguenza, la presenza valdese, nonostante non sia un vero e proprio pericolo dal punto di vista politico, perché la matrice valdese è una matrice religiosa, diventa un problema politico nel momento in cui va a fomentare l'ideologia. Ed è per questo che in realtà, secondo me,
i valdesi vengono spesso confusi, soprattutto nel Piemonte, con Ginevra, con i protestanti, con i seguaci della riforma elvetico-strasburghese, perché effettivamente potremmo quasi confrontare l'esperienza di Lutero all'esperienza valdese, ad esempio. Cioè Lutero non si dichiara un politico, però in realtà la visione religiosa non può essere in quel caso particolare scissa poi dalle conseguenze politiche, ed è più o meno quello che accade ai valdesi allo stesso modo. Bene. Va bene, grazie Giulia per questo intervento. Ora non so se magari la professoressa Tasca o anche il Sì, professore chiedo scusa Mariano, professoressa Tursa Tasca, vogliono. su quello che ha detto la mia allieva Giulia Annunziata. Sì, appunto, stavo ascoltando perché la questione della disobbedienza all'autorità. C'è la possibilità di disobbedire all'autorità e questa cosa si fonda su un passaggio degli Atti degli Apostoli, su Atti 5:29, che è bisogna obbedire prima a Dio agli uomini, che sarebbe stato detto da Pietro e dagli Apostoli davanti al Sinedrio di Gerusalemme, erano stati convocati per proibire la predicazione a Gerusalemme del Cristo, della risurrezione. E Pietro e gli Apostoli rispondono: bisogna obbedire prima a Dio che agli uomini. E noi vediamo nella storia valdese, io mi riferisco proprio alle origini valdesi, ma è un po' un fil rouge che continua poi in tutta la storia anche dei secoli successivi, c'è questo appellarsi a questo passaggio degli Atti degli Apostoli, per cui c'è la possibilità di non obbedire alle autorità, e questo è il punto decisivo, questo che crea poi dei conflitti. Non è il pauperismo, non è fino a un certo punto nemmeno la traduzione delle scritture. Cioè, la questione è il non riconoscere le autorità civili o riconoscerle fino a un certo punto. E questo già Valdo, già Valdo è le primissime generazioni. Perfetto, e se mi è consentito, questo poi si riallaccia molto bene anche proprio con le ultime pagine del libro del professore Tortora, in cui anche nella guerra di Spagna nel 1561, con il termine prima di hostis e poi di rebellantes, insomma, questo concetto della disobbedienza a un potere costituito e forte e imperante, soprattutto in un determinato territorio, ritorna. Quindi ringraziamo la professoressa Tasca per questa ulteriore appunto specifica e ovviamente Giulia per il bel intervento anche articolato. E se ci sono altri studenti o, ripeto, altre persone che sono curiose, accettiamo altre domande. Sì, Altrimenti. vediamo Edoardo. Edoardo. Salve a tutti, salve professore, è un piacere rivederla e sentire da tanto tempo. Ciao Vincenzo, ritrovo carissimi amici. No, io sono rimasto, come dire, molto positivo di questo incontro, di questa discussione su questo nuovo libro. La cosa interessante, la mia domanda era quella di Vincenzo, in sostanza. Vincenzo mi ha rubato la domanda, però volevo fare comunque una considerazione, una lettura anche rispetto a quello che io avevo detto anche a quel famoso convegno. Quanto e come potrebbe essere utile, cioè, in questa lettura appunto della guerra spagnola contro i valdesi, l'assimilazione degli immigrati, no? Europei, protestanti nel sud Italia, appunto tra la fine del 500 e il 600. Cioè, in realtà non avrebbe senso dichiararsi calvinista, se poi dovrei un giorno all'altro essere subito arrestato. Quindi, in questa ottica, in questa lettura storiografica, quanto cioè, qual è il, come dire, il, la
il grado di lettura, di interpretazione che può essere dato a questa idea dell'assimilazione nell'immigrazione tra la fine del 500 e del 600. E poi un'altra considerazione sulla questione del nicodemismo. Realmente i valdesi in Calabria erano nicodemisti, cioè si nascondevano da un certo punto di vista la loro fede, e quindi è giusto utilizzare questo termine nicodemismo per i valdesi in Calabria? Allora, sono belle domande. Posso, Mariano, posso interagire con il Certo, professore, autonomamente. Edoardo, sì. Io lo chiamo affettuosamente Edoardo perché anche lui era un ragazzo quando mi ha raggiunto. Anche io ero un po' più giovane, però io sono sempre stato un po' molto più vecchio di loro. Quindi. Allora, io gradirei articolare in due momenti la risposta. Una la offro io, l'altra, se lo desidera, anzi glielo chiedo espressamente, alla professoressa Tasca. Quella del nicodemismo la lascerei a lei, io risponderei invece sul grado di assimilazione. Allora, noi trattiamo di una storia in cui non esiste il processo di assimilazione. La più recente storiografia, ma proprio quella di oggi, non quella di ieri, proprio la più recente storiografia ci sta documentando su alcune cose molto importanti. Stanno introducendosi concetti quali transnazionalità, il concetto di transnazionalità. Si stanno incrociando concetti che vanno sostanzialmente a chiarirci quali sono le fasi attraverso le quali le realtà politiche si integrano, fondendosi, riconoscendosi, cioè con dei caratteri primari da assumere come caratteri identitari. Richiamo ancora il più recente libro perché sul piano storiografico è l'ultimo prodotto di sintesi di un dibattito storiografico che ormai si sta sviluppando in Europa, anzi sul piano globale, tra l'Europa e l'America, America del Nord e America Latina, intorno a questi temi, anche per effetto dell'emergere di un nuovo campo disciplinare che è la storia della globalizzazione o la global history. Oggi la storiografia ci dice una cosa molto importante, cioè i concetti, le categorie storiografiche che noi avevamo, come dire, avevamo considerato definite nel loro più profondo significato storico, non sono messe in discussione, conservano qualcosa, ma sono superate. Allora, noi abbiamo esattamente dei modelli politici attraverso i quali abbiamo definito la storia dello sviluppo politico dell'Europa. Quella è la superficie della storia. All'interno si conservano i processi che hanno realizzato quei modelli o momenti di unitarietà. All'interno di questo processo politico sublimato, studiato, consacrato e consolidato, abbiamo preso buona nota di alcuni fatti ed elementi che creano, a prescindere da questi, non si crea quel modello politico che si propone in superficie. Modelli culturali. Quando noi parliamo di integrazione, dobbiamo fare riferimento a dei processi che sul piano storico delimitano i gruppi di appartenenza, quelli che storicamente si chiamavano nazioni. C'era la nazione italiana all'interno, c'era la nazione genovese, la nazione napoletana, la nazione fiorentina, c'erano nazioni. Ma la parola nazione non è quella che useranno poi sul finire del Settecento coloro i quali daranno poi vita al passaggio dall'illuminismo al romanticismo, assolutamente no. La nazione era quel coagulo di identità umane
che per specifici caratteri vengono riconosciuti non affini, ma parte diramazioni di una etnia. Pertanto, gli spagnoli cominciano in giro per i propri domini ad aprire degli ospizi, degli ospitali, delle case di cura, dove ricoverare chi? Gli spagnoli o tutti coloro i quali, in qualche modo, appartenevano alla razza spagnola. Una categoria storiografica che è stata riletta e redistribuita nuovamente sul piano storiografico per delle nuove rese è quella della limpiezza de sangre. Questa è una categoria molto importante. Noi l'abbiamo sempre inquadrata sotto l'aspetto di un rapporto moriscos da un lato e spagnoli dall'altra parte. Non è esattamente così. È una categoria che non appartiene neanche al razzismo, come si era pur ventilato. No, no, è una distinzione razziale, che non è razzismo, è un'altra cosa. Il razzismo è un'altra cosa. La distinzione razziale è la identificazione di chi mi appartiene e pertanto, pur vivendo lontano dal mio territorio, deve godere dei benefici dell'appartenenza a me. Questa è la grande verità nuova che la storiografia oggi ci offre e su cui dobbiamo riflettere. L'Europa unita ha lasciato emergere in superficie un problema di fondo che, come tutte le sostanze solide, si depongono sotto i liquidi. Quella che mia nonna chiamava la melma del vino. professoressa Tasca, cioè le sostanze residuali, quelle veramente forti, si depositano sul fondo. Bene, l'azione politica dell'Europa Unita ha lasciato emergere un motivo di grande interesse. Sul fondo, che cosa ristagnava di questa civiltà? Primo elemento è quello quindi culturale. Secondo elemento, importantissimo, che poi ci porta fino all'ultimo libro di Adriano Prosperi, ancora una volta dedicato a processi di identità. Cioè, che cos'è l'identità? L'identità sostanzialmente è un elemento concettuale residuale. Di cosa? Della comunità. Se non c'è comunità, non c'è identità. Se c'è identità, non può esserci altro che comunità. Quindi l'identità, attenzione, è l'espressione non approssimativa, ma più autentica di una comunità. Quindi il fattore identitario è un ulteriore elemento che la storiografia ci sta offrendo come indagine per capire esattamente non processi politici, ma sviluppi storici. La comunità è qualcosa di terribilmente importante perché, innanzitutto, la comunità, lo dicevo prima, non è una società. La società è un'altra cosa. La comunità è quell'insieme di persone la cui composizione esprime un termine di unità. La società no, se no il diritto non avrebbe mai ereditato questa parola, creando poi le specifiche classificazioni delle società. La comunità non è classificabile se non in termini di identità. E l'identità è il punto residuale, quindi l'espressione sintetica della comunità. Il santo patrono, per intenderci. O per chi non è cattolico, altri profili che non appartengono esattamente al confessionalismo. Altro elemento che emerge dalla più recente storiografia. La Germania sta sviluppando interessanti studi su
L'esatta funzione che Lutero ha svolto nel far emergere da quel coagulo di territorialità quelli che io da studente e poi da docente ho imparato e ho insegnato come lo stato moderno confessionale. Non è esattamente così. Nel mondo luterano non emerge esattamente uno stato confessionale, emerge qualcosa di molto più complicato, di molto più composito, di molto più nutrito in termini di elementi compositivi. E questo ovviamente ci sta insegnando la storiografia, la più recente storiografia di matrice germanica. Risparmio titoli, nomi, eccetera, eccetera. Questo è quanto io possa dire per quanto riguarda il processo di integrazione. E noi oggi abbiamo questo tema che sostanzialmente è il tema del nostro presente storico, accanto al coronavirus. Ci abbiamo il tema dell'integrazione, come diceva la professoressa Tasca. Duplice. Noi confondiamo l'itineranza, attenzione, dei migranti, perché lei ha toccato un problema veramente importante, l'abbraccio a distanza, professoressa, ma l'abbraccio veramente con tutto il cuore, perché lei ha toccato un tema, che è quello dei valdesi. Allora, la vera confusione, noi confondiamo i migranti assommando le migrazioni con l'itineranza, non assolutamente distinguendo il processo dell'itineranza con quello delle migrazioni. Noi abbiamo degli itineranti, gente che viene e passa, si stabilizza pure, però sono altre le direttrici di marcia. Questo potrebbe mai creare il termine di integrazione? Allora ho bisogno di leggere la storia. La storia mi offre oggi dei dati importantissimi su questi punti del passato, in cui hanno svolto un ruolo e una funzione anche i valdesi. Loro sono stati migranti da distinguere dagli itineranti. Quelli che noi oggi chiamiamo, ovviamente nelle superfettazioni dei passaggi storici, pastori valdesi una volta erano definiti, ma questo ce lo spiegherà meglio la professoressa Tasca, barba. La parola barba è una parola molto bella. Ma molto bella, perché si carica di simbolismi non soltanto affettivi, non soltanto come legami familiari, uno zio esperto, dotato di esperienza, di vita vissuta e quant'altro. No, no, ha un'altra funzione, colui il quale ti ascolta se hai dei problemi, quelli che noi cattolici chiamiamo la confessione. Il barba era colui il quale, dinanzi al suo credente, al suo amico, gli amici valdesi, lo ascoltava. E come ognuno di noi ha la possibilità di essere ascoltato dal più caro amico, ho un problema, mi ascolti per cortesia, ti devo raccontare questa cosa. Nella più costruita dinamica del confessionalismo cattolico, per rendere possibile questo meccanismo, io ho bisogno di ginocchiarmi davanti a un prete, in cui la parola diventa subordine dell'ascolto. Vi siete mai chiesti perché bisognava inginocchiarsi una volta davanti al prete per pregare? C'era l'alterità. Gerolimo Imbruglia ha scritto una cosa bellissima sull'alterigia nella storia. L'alterità nella storia. Ma sono tutti temi, voglio dire, inquietanti, sotto l'aspetto storico, dimostrativi di processi che ancora aspettano la loro vera sistemazione sul piano delle categorie storiografiche. Mi taccio e do la parola alla professoressa Tasca, prego.
Ma le sollecitazioni sono moltissime. Sì, la questione, anche nella chat c'era un riferimento alla clandestinità, qualcuno scritto nella chat, per quanto riguarda i secoli medievali. Sì, nel momento in cui partono le repressioni durissime, le maglie inquisitoriali, si attiva la macchina spietata e capillare, sono varie le strategie di sopravvivenza e di adattamento. Una l'abbiamo già vista, che è quella proprio di attivare questi sincretismi, queste osmosi con altri profili religiosi, a seconda poi dei territori dove si insediano. E poi l'altro, ecco, la clandestinità, la dissimulazione. Che però veniva compensata da queste visite notturne, e qua Vincenzo Tedesco so che sta sviluppando questo tema, proprio il notturno che viene associato sempre più alle visite di questi magistri, e poi nel 400 vengono chiamati barba, che servivano proprio come collanti, come vettori tra le diverse famiglie, i diversi nuclei familiari, le diverse piccole frazioni anche delle valli, gruppi di case in realtà, perché gli incontri sono in base alle dichiarazioni che vengono rilasciate agli inquisitori, non sono mai presenti più di 7, 8, una decina di persone in questi incontri notturni. Quindi è una delle strategie di sopravvivenza insieme alla rete dei barba, dei magistri. Ecco, sulla questione della confessione, era anche un atto iniziatico quello della confessione al barba, diventava proprio il momento in cui il ragazzino ufficialmente diventava parte di questo gruppo. Ecco, vorrei però aggiungere che non ci sono state solo queste forme passive di resistenza alla repressione, quindi non c'è stata solo la clandestinità, la dissimulazione, gli incontri notturni, la rete dei barba, ci sono state anche delle forme attive, e quando intendo attive intendo veramente attive, nel senso che noi abbiamo anche degli inquisitori che salivano nelle valli, ad esempio Bricherasio, e sono stati uccisi. Venivano anche uccisi. Quindi c'è il doppio volto della resistenza, una resistenza più passiva, più nascosta, la dissimulazione, il notturno, però c'è anche una resistenza armata, che è un altro degli elementi caratterizzanti la storia valdese, cioè la resistenza con le armi. Mi permetto di integrare alle cose giustissime e condivisibili della professoressa Tasca una considerazione che riflette anche, voglio dire, ciò che ho discusso a lungo con uno dei maggiori esperti di questa storia, che riguarda i Valdesi, Gabriel Odisio, il quale ha sempre parlato di clandestini. Io ho parlato di nicodemisti. Di recente, negli atti di un convegno dell'ONU, uno degli ultimi convegni, Odisio concorda però con me, dialogando a distanza con me, sulla parola non corretta di clandestini, da utilizzare, da attribuire ai valdesi. La parola clandestino è una parola, diciamo, che noi abbiamo imparato molto bene a conoscere sostanzialmente sul piano storico, in coincidenza delle guerre mondiali. È una parola recente. Entra nel vocabolario dello storico in tempi molto recenti. Tra Medioevo ed età moderna, il clandestino sostanzialmente è figura che tendenzialmente viene costruita da noi. Loro non hanno l'idea del clandestino. Per effetto, oggi lo sappiamo, di questa più recente storiografia, la quale ci parla di queste comunità che non soltanto interagiscono, ma si riconoscono esattamente sul piano dell'appartenenza. Ciò che non appartiene ad una comunità, non c'è motivo di, diciamo, indicarlo o di appellarlo clandestino. Non è un lemma in uso.
è nostro, lo abbiamo trasferito un po' arbitrariamente, lo abbiamo adattato, molto più rispondente alle nostre necessità, indiscutibilmente, ma questa è di matrice cantimoriana, e che Cantimori sviluppa ovviamente in quell'incontro, che poi è un confronto con Benedetto Croce, parlando di nicodimismo, su cui la scuola del Cantimori, a partire dal Rotondò, sviluppò ampi percorsi di ricerca, in qualche modo rettificando alcune considerazioni del maestro, ma mai smentendo la realtà semantica, cioè il significante del termine. Chi erano i nicodimiti? Fino a Carlo Ginzburg, che ha dedicato proprio un volume a questo argomento, editato negli anni 70 dalla Collezione Storica Einaudi. Il nicodimismo entra in una dialettica, cui sfondo è teologale, ma che si appropria del linguaggio politico del tempo. Ed entra esattamente proprio in quella dinamica in cui fa capolino quella frattura irreversibile, età moderna, tra Chiesa cattolica e mondo riformato, mondo protestante, per essere più precisi. Ecco, quindi all'atteggiamento valdese di difesa, di, diciamo, di autoprotezione, un'esasperata forma di sopravvivere alle persecuzioni, potrebbe, uso un condizionale, potrebbe starci, ma non è forse neanche corretto. Dovremmo forse pensare di indagare ancora meglio le fonti, probabilmente anche di matrice inquisitoriale, per capire bene le intenzioni dei persecutori e le definizioni che poi attribuiscono ai comportamenti un valore storico, che diventano però delle asseverazioni. Attenzione, perché noi quelle dichiarazioni le abbiamo tradotte in categorie, quindi modelli, e pertanto ce li siamo trasmessi. Bene. Posso... in linea anche Marco Vito, che Marco è anche uno studioso che si è occupato di Medioevo e di temi intriganti. Marco, ci sei? Professore, forse c'era sì, prima sì, di Lorenzo che voleva... Scusami, Marco. Se... Chiedo scusa. No. Perdona. No, giusto qualche brevissima osservazione. Su questo tema volevo giusto menzionare un articolo che in realtà è noto, però calza con il discorso del nicodemismo, perché appunto il tema è quello, ed è quell'articolo di Pier Roberto Scaramella, Sottomanto di Santità, che è open access, si può trovare online, sì. L'Inquisizione Romana, i Calabro Valdesi e l'accusa di simulazione religiosa. Lì vengono analizzate moltissime fonti, ovviamente la maggior parte delle fonti sono del periodo della repressione, perché sulla storia dei Valdesi in Calabria noi sappiamo tanto della fase della repressione, sappiamo molto poco di come hanno vissuto prima, questo è un gran peccato perché ci aiuterebbe anche a dipanare la matassa del, chiamiamolo nicodemismo, anche se è un termine che, come sappiamo, si diffonde da quella famosa invettiva di Calvino alla metà del Cinquecento. Però sul periodo precedente, ecco, le fonti sono pressoché nulle che io sappia, e del resto però c'è da considerare anche la peculiarità del contesto dove da un lato i Valdesi in Calabria hanno anche una alterità linguistica, che è un fattore che forse andrebbe preso maggiormente in considerazione, a mio avviso, perché chiaramente consentiva a loro di dialogare senza che gli altri lo capissero. E questo è un aspetto molto importante, soprattutto per quanto riguarda le forme di controllo, in questo caso dell'alterità religiosa, che io ho ritrovato per esempio nei miei studi a Siena, dove le varie naziones, per esempio quella tedesca, che era floridissima a Siena,
Subivano sì dei processi, ma tutto sommato erano pochi e non comprendevano molto l'oralità, erano per lo più processi ai fatti ereticali, cioè al loro comportamento che talvolta dava sospetto di eresia. Quindi, a mio avviso, si potrebbe ipotizzare un qualcosa del genere anche per quanto riguarda le comunità valdesi meridionali. E poi sì, insomma, l'aspetto, ecco, del notturno è anche molto affascinante. Scaramella scrive che i valdesi venivano accusati di andare alle cerimonie cattoliche, però tra di loro si riunivano. Diciamo che le ore notturne erano chiaramente le più indicative per destare, diciamo, meno sospetti, ecco, da questo punto di vista. Quindi, insomma, secondo me è una questione molto complessa. Sarebbe straordinario se alcune fonti ulteriori ci dessero prove, diciamo, un po' più precise di come vivevano i valdesi la loro alterità nel panorama calabrese, in generale meridionale. Ecco, questo era semplicemente il mio breve intervento. Io ti ringrazio, se posso aggiungere una cosa, mi dai una buona sollecitazione. Avevo in qualche modo dato una indicazione di massima già nel mio intervento precedente, cioè quando ho parlato di comunità che sperimentano, riprendendo anche, come dire, la legittima osservazione della professoressa Tansky, quando parlavo di comunità che si sperimentano, intendevo dire che queste comunità sono un primo modello, ma davvero io sono convinto che queste abbiano espresso sul piano storico un primo modello di comunità all'interno delle quali si comincia a intravedere, rispetto al periodo storico, il contesto in cui queste comunità emergono, quella prima coscienza di piccole nazioni che va oltre le naziones a cui facevi riferimento, a cui fa riferimento la più recente storiografia, cioè innanzitutto conservano la propria lingua, anche per motivi di difesa, cogli molto bene, Vincenzino, sicuramente, ma anche per preservare una continuità. Attenzione, non razzista, ma razziale, cioè la razza. Noi dobbiamo cominciare a immaginare, probabilmente in sintonia con questi nuovi processi storiografici, quanto e come queste comunità abbiano salvaguardato la sopravvivenza della propria, attenzione, etnia. Questo è un processo, diciamo, su cui gli storici da circa un decennio hanno puntato i riflettori. Ma se ben guardiamo la storia dei Valdesi, queste sono delle etnie in movimento. E ovunque, così come la Spagna sta legalizzando l'appartenenza alla propria razza, così queste comunità, prima di questa monarchia universale, stanno sperimentando involontariamente, per motu proprio, stanno sperimentando una cosa che storicamente è una novità assoluta. Preservano i loro costumi, usi, riti, e lo dicono gli statuti con cui i feudatari accettavano queste presenze, con cui pattuivano la loro laboriosità. Usi, costumi, vogliono sposarsi tra loro. E come dice Odisio, quando non trovano nei villaggi vicini, saltano, a volte uno, due, tre villaggi, si spostano e portano la sposa o lo sposo sì. Travasa nell'altra comunità, perché bisogna chiedersi? Domanda a cui Odisio non ha mai dato risposta. Perché? Perché vogliono mantenere integra la coscienza di razza, la propria etnia. Usano sostanzialmente gli stessi prodotti a coltura, sappiamo benissimo, non soltanto il baco da seta, ma l'olivicoltura era una loro caratteristica, dove c'erano territori in cui l'olivo primeggiava, fa da attrattiva. Perché? È perché è il modello economico della comunità. Era sostentativo la comunità. Il baco da seta, la bachicoltura, era sostentativa. Ovviamente il baco da seta, oggi sappiamo per gli studi che ci provengono dall'America Latina, sappiamo che
non ha capacità di radicarsi se non in quei territori che hanno un microclima caratterizzante alcuni fattori specifici. In assenza di quel microclima il baco non si può allevare. È chiaro, Perrin, Gilles ci dicono, arrivano terre fertili. Bisogna interpretarla questa fertilità e bisogna innestarla in una attesa comunitaria. La comunità cerca queste cose. E come dice Odisio, la comunità cammina, conta le distanze con i piedi. Questo vuol dire che loro sono e continuano ad essere legati, dopo l'espulsione da Lione, alla terra. La terra è primaria per loro, è una cultura. Arrivano e dove si trapiantano? Sempre in prossimità dei villaggi. Questi casali o motte che edificano in prossimità, mai all'interno, attenzione, mai all'interno, sempre in prossimità. Quindi si accostano. Il tema dell'accostarsi è un tema fondamentale per capire i migranti valdesi. E Odisio ha dedicato un bellissimo libro ai migranti valdesi, editore Claudiana, editato in doppia lingua, se non ricordo male questo libro. Bene. Grazie, grazie per questa ulteriore sollecitazione, Vincenzino. Marco? C'era Marco Vito, è scomparso, era Marco Vito. Chiamato. No, no, siamo qui. Come sei, Marco? Non ti vedo. Mi vedi? Sì, vediamo il tuo nome. Marco, hai disattivato l'audio. Poi forse dopo ci abbiamo alla conclusione, visto che sono le 18:56. Sì. E potremmo stare qui ancora un annetto a parlare di queste cose, ma... Va bene, volevo solo dare la parola a Marco, che ha riaperto il microfono. Mi sentite? Sì. Sì, sì. Perdonatemi, non so perché, ma ho dei problemi attualmente al PC. Non ti preoccupare. Allora, volevo... è stato estremamente interessante, devo dire la verità. Mi ha molto colpito, e devo dire la verità, anche i temi trattati mi danno anche molto da riflettere. Il discorso del Medioevo, che quindi insomma è una specie di radice di tutto il processo, mi ha lasciato molto, molto riflettere sulla questione. Ma su questo c'è un collegamento. Io parlo, insomma, da un, diciamo, addetto ai lavori. C'è un elemento che collega poi dal Medioevo a poi alla fine, che ha portato i valdesi tra le due comunità, quelle che si trovavano in Calabria e le Astre? Non sì. So se si è sentito. Sì, sì, la tua domanda è chiara. Io lascerei il piacere della risposta alla professoressa Tasca. Che no, io in realtà non mi è chiarissima la domanda. No. Marco chiede come sia stato, se si collega il passaggio dal valdismo medievale ai valdo riformati. Ah, beh, certamente, il punto cruciale è il cosiddetto Sinodo di Chanforan del 1532. A proposito, professor Tortora, ho notato che lei non usa mai la parola sinodo di Chanforan. Lei usa la parola raduno, appuntamento. E perché ma ho sposato, ho sposato la tesi del pastore Platone, il quale ha ben precisato, in una nota, ha ben precisato quale e perché si debba distinguere il sinodo da altre espressioni. Ho dedicato proprio una nota. Adesso non mi è sfuggita allora. La cercherò. Diciamo. Quello che il pastore Platone, in una pubblicazione tra l'altro recente, nei quaderni, lui ha ristampato in realtà una sua precedente rivista e edizione dedicata a Chanforan. Aveva già pubblicato nel 17 febbraio, qualche annetto fa, lo ha ristampato, però aggiornandolo, e discute, e a me ha molto interessato questa cosa. Non gli ho mai scritto perché mi riservavo poi di incontrarlo in qualche nostro episodico incontro per complimentarmi per questa sua, come dire, felice resa storiografica. Prego.
No, ecco, sì, c'è questo appuntamento di Chamforan che è il momento, lo snodo decisivo del passaggio. Secondo Odisio, addirittura con Chamforan finiscono i valdesi, non esistono più i valdesi, i paupers del Medioevo e diventano un'altra cosa. E questo è un tema storiografico molto dibattuto, se esista o non esista una continuità rispetto alle esperienze dei secoli medievali e invece a quello che diventa post Chamforan. È Sì. ancora. Professoressa, allora pagina 33, nota 89, per essere proprio precisi. Ecco, lì io rinvio a Platone e a questa sua ultima pubblicazione, in cui io discuto appunto e accolgo la sua proposta. Posso aggiungere, ha completato la sua risposta, professoressa? Bene, allora aggiungo io un elemento. Dunque, la storia è un continuo evolversi tra intrecci e trame. I Valdesi arrivano ad un appuntamento che è quello della modernità. C'è poco da fare. Il passaggio dal Medioevo alla modernità è caratterizzato da fatti che ne distinguono e ci aiutano sostanzialmente a definirne il processo. Perché avviene questo passaggio? Riprendo ovviamente quello che Odisio scrive nei suoi molteplici studi su questo tema, e anche su questo io ho avuto confronti anche abbastanza vivaci con Odisio. Non sono molto d'accordo su questo. Sono più d'accordo con un altro studioso, che è Peter Biller, il quale sostiene quello che io adesso dirò. I Valdesi, nella sostanza storica, nella loro radicale appartenenza ad una comunità, ad un certo punto vengono invasi dal nuovo. Il nuovo è Chamforan. Cioè, il nuovo che cos'è? È un raduno all'interno del quale i Valdesi, attenzione, questo è un punto importante, che si era un po', come dire, si era sottostimato rispetto all'importanza storica. E io proprio in questo libro ho cercato di porre l'accento su questo episodio. A Chamforan non partecipano i Barba Valdesi, partecipa la comunità nella sua pretenziosa ampiezza. Non sappiamo esattamente quanta gente partecipò a questo raduno, ma sicuramente il raduno era finalizzato a proporre al popolo valdese delle valli un nuovo modello di confessionalismo. E questo ovviamente urtò la sensibilità di non pochi, degli stessi sindaci della comunità, ma c'era poco da fare. Il nuovo avanzava. Il nuovo avanzava e i valdesi non possono che, nonostante le prime resistenze e due barba, si incamminarono fin da subito, recandosi presso i fratelli Tavoriti, di cui ha dato cenno la professoressa Tasca, a chiedere aiuto, ma più che aiuto, questo è quello che ci racconta Molnar, loro andarono lì per capire e confrontarsi con quelli che ritenevano gli sviluppi di un valdismo medievale che aveva, per così dire, radicato lì alcune importanti premesse che si erano tradotte in formule politiche. Ma non gliela fanno. Tornano con dei consigli, ma non gliela fanno a scalfire il nuovo che avanza. Il popolo, i sindaci, che alcuni, molti o alcuni dei quali rivestivano anche il ruolo di conduttori delle comunità, anche sotto l'aspetto confessionale. Ricordiamo che accanto al Barba c'era anche una, come dire, una figura che sostituiva il Barba quando il Barba non era presente. Mi corregga se sbaglio, professoressa Tasca. C'era un vice Barba, lo chiamiamo così, sto essenzializzando per rendere chiaro il tema, no? Il problema è che la comunità fece resistenza e questa resistenza durò non un anno, non 2 anni, non 10 anni, ma dobbiamo aspettare gli anni 50 per ammorbidire queste coscienze. Cosa proponeva il nuovo? Proponeva il passaggio dal
quel grande processo di confessionalismo che, per quanto riguarda i valdesi, si traduce in termini storici come penitenzialismo medievale, si passava ad altro. Si passava cioè all'adozione di una scrittura che andava non soltanto ossequiata letteralmente, ma andava introitata e andava adattata e interpretata. Lei mi corregga sempre, professoressa, se sbaglio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che loro trovarono una grande novità su cui fecero una grande resistenza. La forma del penitenzialismo comprometteva il passaggio dal penitenzialismo ad altro, comprometteva la coscienza valdese, quella delle origini, quella trasmissione di cui Miolo ci ha parlato, da padre a figliolo, cioè quella fede organica di cui ha parlato Giorgio Turri, Marina Benedetti, quella che creava la coscienza della comunità. Cioè la comunità, questo livello cronologico, trova il nuovo. E il nuovo che cos'è? Il passaggio dalla comunità alle organizzazioni istituzionalizzanti la fede. Da chiesa della fede stavano passando a chiesa della storia. E questo fu un urto micidiale. Il passaggio da chiesa della fede, per parafrasare Hubert Jeanin, a chiesa della storia, è un passaggio micidiale per alcuni confessionalismi. Molte eresie nel Medioevo si decimarono non perché distrutte dall'Inquisizione, perché ci fu un passaggio storico. Tutta la storiografia che fa capo a Raul Manzelli ha spiegato, dopo Gioacchino Volpe, queste cose qui. Volpe aveva capito una cosa molto importante. Vedete, Volpe è stato un grande storico. Per quanto mi riguarda, è stato molto più grande, è stato il più grande storico italiano che abbiamo avuto nel primo Novecento. Perché? Perché lui capì una cosa molto importante. Lui attribuì ai movimenti e sette reticali il processo di sopravvivenza legandolo, ma lui era un professore che era uno storico che apparteneva alla scuola storico-giuridica, attenzione, aveva capito una cosa importante: le sette e i movimenti ereticali sopravvivono se si trasformano in istituzioni, o se si aggregano, o se partecipano ad una vita istituzionale, ecclesiale, non ecclesiale, non è importante, dice Volpe. Il passaggio è dal fedele, fides, al collettivo ecclesiale, ecclesia, in perfetto greco antico, cioè la comunità. E adesso mi libero anche di un'altra cosa e poi vi lascio. La parola comunità, io sto sbagliando, continuo a declamarla in italiano, sbaglio. Devo dire communitas, e quella parola in latino ha una valenza semantica tutt'altro che peregrina. Quella è la parola che dobbiamo usare per questi ambienti storiografici e storici. Abbiamo adulcorato noi il sapore semantico parlando di comunità. È sbagliato. Dobbiamo parlare di communitas, e quelle due M rafforzano l'appartenenza all'aggregato. La parola ha una vaga ascendenza aramaica. Attenzione, adesso non mi voglio spingere oltre, ma qui dobbiamo fare i conti con delle parole che hanno delle valenze semantiche e filologiche che attingono anche da discorsi che provengono dal mondo della letteratura biblica. Se noi riportiamo tutto questo alla narrazione storica, probabilmente ci avviciniamo con delle percentuali di attendibilità alla verità storica. Al di fuori di questo schema, io sto consegnando al mio allievo Mariano Cerletta queste idiosincratiche allocuzioni tematiche, al di fuori di quello che dico, probabilmente noi possiamo parlare di storiografia.
ma mantenendo molto lontani da noi gli strati della verità storica. Il valdismo è qualcosa di estremamente, e mi interessa molto studiarne gli aspetti, perché è stata la prima communitas a radicalizzare inconsapevolmente dentro di sé il concetto di nazio. E il Barba è stato il primo motivo, magistri prima del 400, sono stati i primi collettori reali, perché erano coloro i quali mantenevano viva nella comunità la memoria, e non soltanto confessionale, della comunità. In uno degli articoli del primo numero, adesso non mi ricordo l'autore, parlando dell'entolo, del novello bollettino, la rivista Riforma, eccetera, professoressa Tasca, c'è un articolo molto bello che mi piacque molto, perché si parlava del Barba che aveva una funzione informativa, cioè si migrava all'esterno della comunità per questo contatto, si portavano notizie ai parenti lontani e chi era lontano chiedeva del parente lasciato a casa. Siamo in un ambiente estremamente importante di comunicabilità. Mi taccio dicendovi una cosa che probabilmente meriterebbe di essere studiata. Quando McLuhan cominciò a interessarsi delle forme di comunicazione, pensate, che è stato colui il quale ha svecchiato, e sostanzialmente poi dobbiamo a lui tutto quello che ne è derivato sul piano della comunicabilità sociale, compresi i telefonini e quant'altro. Lui è stato l'ideatore, stava in quella mente indiscutibile. Quando lui cominciò a studiare le forme della comunicazione sociale, vedete, nella sua prima letteratura, non ancora tradotta dalla lingua anglosassone a noi, lui non usa mai la parola società, ma usa sempre la parola comunità. Sarebbe interessante assegnare Mariano e Rosa qualche tesi di laurea su questo documento. Perché? Perché? Eppure lui nasce, McLuhan, lui nasce come storico. Conosceva molto bene i processi delle comunicazioni delle età più antiche, più regresse, per sviluppare il suo modello di comunicabilità che arriva fino a noi. McLuhan è stato il più grande interprete delle forme di comunicazione sociale. Quello che ha tradotto dal linguaggio simbolico al linguaggio discorsivo i processi che oggi noi stiamo usando quella tecnica, per intenderci, i riquadri che vediamo, eccetera, eccetera. Bene. Marco, speriamo di avere dato qualche risposta alla tua istanza. Perfetto. Bene, io Mariano, direi che data anche l'ora, e visto che molti ospiti stanno lasciando piano piano la sala, direi che possiamo avviarci alle conclusioni. Va bene. Allora, io ovviamente da moderatore e relatore ringrazio innanzitutto i relatori principali, la professoressa Frasca, che veramente ci ha onorato della sua presenza. Rinnovo il dispiacere ovviamente per l'assenza del professore Merlo, che proprio non poteva essere qui per questioni personali. Ringrazio il professore Tortora per il proficuo intervento e ovviamente tutti coloro che sono intervenuti per ampliare e soprattutto contribuire al dibattito. Bene. Ovviamente porto anche i saluti del nuovo direttore di dipartimento, che è il professore Carmine Pinto, che ovviamente sostiene sempre queste belle attività, e ovviamente del Dipsum a tutti voi. Detto questo, penso che possiamo veramente salutarci con l'augurio che questo libro poi venga presentato anche in altre e prestigiose sedi. Bene, io vi saluto e grazie. Ringrazio ancora. Grazie a te. Grazie per tutti, l'invito. Grazie a tutti, dottore e professoressa Frasca. Grazie. Perfetto. Okay. Grazie di Cino, buona serata. Arrivederci Rosa. Buona serata. Ciao Edoardo. Grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci.